Buon pomeriggio, ben ritrovati, buona settimana, settimana santa che ci porterà alla Pasqua. Noi saremo con voi come sempre, tranne i giorni di festa, e poi ritorneremo perché non ci fermiamo, ci saranno gli appuntamenti poi di Champions, saremo a Milano a seguire le partite di Champions a San Siro, non ci fermiamo veramente tranne qualche giorno, ma ci saremo assolutamente sempre. Quindi buona settimana santa. Attenzione che c'è un errore sul titolo, lo chiedo in regia, è assolutamente da cambiare. Ripeto, il titolo di oggi è legato a questa brutta figura di tutti, nessuno escluso. Ieri ho titolato brutta figura, io continuo a dirlo, è una sconfitta pesantissima, una sconfitta terribile, ed è soprattutto una brutta figura per quello che è successo sugli spalti. Oggi le reazioni, oggi le spiegazioni, oggi stanno uscendo fuori diverse versioni su quella che è la questione Curva B e i tafferugli che ci sono stati tra due gruppi storici che conosciamo bene, ho tanti amici nei due gruppi, sono molto dispiaciuto, il mio sentimento più grande è il dispiacere. Poi vi faremo vedere delle immagini molto forti, dove anche lì io non so di chi è la colpa, del comune, è colpa del Napoli come società, è colpa degli steward, i tornelli, gli ingressi, però il nostro amico Ferdinando Francese da Ischia, che ieri è voluto andare allo stadio, lui è disabile, vedremo fra poco delle immagini molto forti, quindi fra un attimo con l'aiuto di Davide in regia le proveremo a vedere. No, Davide, non le mettere ancora, ti prego Davide, ti prego, perché sono immagini molto forti, quindi devo avvisare anche i telespettatori. Aspetta me, perché sono delle immagini molto forti che potrebbero anche dare fastidio o essere un po' così per chi le guarderà. Tutto bene, attenzione, Ferdinando è andato a vedersi la partita, purtroppo si è scelto la partita peggiore per vedere il suo amato Napoli, però sono immagini molto particolari che fra poco vi chiederò. Ieri, come spesso concludo la mia puntata, ho detto non si dorme, veramente questa notte ho fatto le ore piccole per leggere tutto, per guardare tutto, per tentare di avere maggiori informazioni, e ripeto, il sentimento che ho dopo 20 o 15, 16 ore ormai dalla fine della partita è di grande dispiacere, non soltanto per il fatto calcistico, perché poi fra poco ci collegheremo con Mister Daniello, dove ci affideremo a lui per capire dove nasce questa sconfitta, come nasce questa sconfitta, che cosa succederà adesso anche in chiave Champions, in questo prossimo doppio incontro con il Milan. Bisognerà capire tante cose, bisogna capire se il Napoli è stanco fisicamente, se il Napoli è stanco mentalmente e fisicamente, se il Napoli è solo stanco mentalmente, se è stata una giornata no, oppure è stata una giornata che deve farci pensare, deve farci riflettere. Io, dispiace dirlo, io non ho escluso nessuno. Per me le colpe vanno divise anche tra i calciatori, per la parte calcistica, l'allenatore, per la parte calcistica, per la parte delle curve, di tutti, purtroppo anche degli ultra. Stanno arrivando diverse testimonianze, ieri c'era l'amico Giuseppe De Dilectis, che è un nostro telespettatore assiduo, che mi ha scritto un messaggio a tarda sera, che era tornato col papà a fine partita, impaurito, dovuto andare via prima, nel momento dei tafferugli è scappato via. Sono arrivate diverse altre testimonianze di tifosi, di padri, e di giovani ragazzi, di ragazze, di fidanzati e fidanzate che sono scappati via
c'è la testimonianza di quest'altro ragazzo, la leggete sui social, che è anche amico del nostro Adriano Pastore, che ci ha praticamente detto che veramente non aveva mai vissuto una cosa del genere in una curva. Quindi dispiace anche che alcuni colleghi giornalisti che sono un po' più vicini alle curve e meno vicini alla dirigenza stanno provando a difendere l'indefendibile. Io, lo sapete, ho tanti amici in curva A, in curva B, non ho mai, ho sempre patteggiato per i tifosi dicendo che bisogna trovare una chiave di lettura, bisogna trovare, ho usato il termine anche armistizio se volete, ufficialmente dico e lo chiedo che insieme a De Laurentiis possano trovare un accordo col questore, con il prefetto, un accordo ma non delinquenziale, uso questa parola forte, un accordo che si possano fare entrare gli striscioni, le bandiere, si possa provare ad avere più di un megafono nelle due curve, si possano portare un paio di tamburi, eviterei i fumogeni che ormai anche nella UEFA non sono possibili, ma questo poi ne parliamo dopo perché tanto lo saluto e lo ringrazio per essere di nuovo con noi, Giovanni Gambardella, ciao Giovanni, ciao buonasera. Buonasera. Giovanni ha studiato il regolamento d'uso, finalmente, no, l'ha studiato, quindi poi Giovanni ci dirà le ultime cose. Non vorrei che c'è qualcuno che bleffa, perché qua due sono le cose, o qualcuno bleffa o qualcuno non dice la verità. Io non voglio accusare nessuno, non mi permetto di accusare nessuno, però ci spieghino anche gli ultra, ma anche De Laurentiis, vengano, come dire, con le carte in mano e decidano cosa fare. Cioè, si guardassero negli occhi, casomai un incontro insieme al questore, insieme al prefetto. Si fa una delegazione, da un lato De Laurentiis, dall'altro i tifosi, dall'altro lato come terzo e giudice il questore e il prefetto che sono massimi esponenti, si dicano quali possono essere le ragioni e si trovi un accordo. Io capisco perché poi il regolamento d'uso abbiamo scoperto che è praticamente copiato e incollato quello di Napoli che è ben fatto da diverse società italiane di Serie A. Forse però in queste società, non so quali, c'è una maggiore apertura, uso questo termine per farvi capire. Però ripeto, questa è una questione che mettiamo un attimino da parte, dopo ce la spiegherà bene Giovanni, fra poco avremo mister Daniello per parlare dei fatti tecnici. Vi dico anche che nelle ultimissime da Castelvolturno c'è una mezza buona notizia con Berezinski che è rientrato in gruppo e soprattutto anche su Olivera non ci sono grossi problemi, mentre invece per Osimhen solo terapie, ma questo si sapeva. Ripeto, ha parlato anche uno dei leader dei Fedain alla radio CRC dicendo che praticamente loro vorrebbero una fan zone, una free zone, dice non abbiamo la tessera e quindi molti di loro non vogliono farlo, il club ci ha negato questa free zone e anche gli abbonamenti, dice che loro hanno parlato con il dottor Formisano, i responsabili dello stadio e anche della questura, ma non c'è voglia forse di situazioni. È chiaro che c'è un problema sulla questione del biglietto nominativo, però ragazzi esiste in tutto il mondo ormai quasi, perché non dovrebbe esistere da noi? Quindi ci sono tante situazioni. Noi ci scusiamo perché sentite un po' di rumore, ci sono dei lavori qui nel nostro studio per abbellire e migliorare la qualità dei nostri studi, ci scusiamo se sentite ogni tanto un po' di rumori, perdonateci perché siamo in pieno restyling, quindi perdonateci, però vogliamo essere in onda perché sennò avremmo dovuto fermarci e proprio per non fermarci abbiamo fatto questa, diciamo, questa metà di situazione, un po' di rumorini, ma proviamo a essere, diciamo, tutti vicini. Anzi, chiedo alla regia di aiutarci
eventualmente per evitare il più possibile di far risuonare questi rumori di lavori nei nostri microfoni. Allora, fra poco con Giovanni parliamo di questa questione. Io però, Giovanni, tu ci hai mandato le heat map e anche le statistiche. Prima di avere mister Danilo, che fra pochi minuti si collegherà con noi, proviamo a parlare un attimo di calcio, poi dopo entriamo su quella che è la questione tifosi. Partiamo dal campo. Io ho detto brutta figura di tutti, nessuno escluso, perché insomma per me non si salva nessuno, non si salva il capitano, non si salva neanche Simeone, che ha tutte le scusanti perché ha avuto poche pallone giocabili, non si salva neanche Meret, che ha salvato alcune, ha salvato in alcuni momenti la debacle, perché questa partita può finire anche 6-0 se Meret non fa due straordinari interventi, però anche lui su due gol almeno, poi sentiremo anche mister Danilo cosa ne pensa, per me su due gol ha qualche piccola responsabilità. Poi non si salva Spalletti, per me non è possibile, sei sul 3-0 e ancora non fai un cambio, mister, caspita, ogni tanto pure tu. Oltre però, per quello che si era visto in campo. Insomma, per quello che si era visto in campo, per me già a fine primo tempo tu dovevi mettere tre giocatori nuovi ed evitare che al 65esimo eravamo ancora, siamo sotto 3-0 sempre con la stessa squadra. Allora parliamo un attimo di calcio, poi entriamo nel vivo. Intanto la sensazione che hai avuto tu di tristezza è stata condivisa anche da me, tristezza e smarrimento, perché sì, in un momento nel quale la squadra domina il campionato, si avvicina ad un obiettivo che manca da tantissimi anni, che vive un momento in Champions League straordinario, è assurdo vedere quello che è successo sugli spalti. Dico confusione perché da una parte nella settimana precedente a Napoli-Milan si sono vissute scene in città di festa con ornamenti, bandiere, il colore, troppo presto, però io mi sento anche tra virgolette di giustificare questo atteggiamento. Sì, no, ma siamo esatto. E già il distacco in classifica c'era e c'è attualmente ancora, quindi tutto sommato va bene godersi un momento di felicità insieme, perché è un momento di aggregazione, è un momento importante per tutta la città. È confuso perché poi ieri si è visto qualcosa di angosciante allo stadio sugli spalti, angosciante in campo perché purtroppo la sconfitta 4-0 lascia sbigottiti. Non era mai successo quest'anno che il Napoli non riuscisse a reagire neanche un poco a quello che è stato il risultato, insomma, sul 3-0, come dicevi tu, neanche Spalletti è sembrato voler reagire. No. E irriconoscibili alcuni giocatori, faccio dei nomi perché poi chiaramente... No, ma vanno fatti i nomi. Lobotka non è riuscito a fare quello che solitamente fa, non è stato sicuramente aiutato dai due compagni di reparto, Anguissa, non lo so, io faccio un esempio, ma mi è parso più che essere Anguissa, mi è parso essere Bakayoko. Bravo, quello che Bakayoko, poi è entrato incredibilmente nel finale. A momenti fastidioso Anguissa, Zielinski, sai, non per un tiro, troppo evanescente, come dicevi tu anche il capitano, non era stato il solito capitano. Insomma, tanti gli elementi che hanno contribuito a questa... Tu hai detto non debacle, ma quasi, ma secondo me è una debacle, perché 4-0 in casa contro una squadra sotto di te di 23 punti. E adesso 21. Adesso 20. E allora si parla di debacle. Complimenti al Milan che hanno fatti, perché ha meritato. Forse il 4-0 è eccessivo, però non si può dire nulla alla squadra di Pioli, anzi bisogna fare un plauso a Pioli nell'aver, tutto sommato, possiamo dirlo anche, fatto copia e incolla della strategia di Sarri, che è venuto a Napoli a prendersi 3 punti con la Lazio. Però ripeto, la grossa differenza l'ha fatta l'incapacità di reazione della squadra e poi gli uomini sottotono. Meret ha fatto qualche salvataggio, hai ragione, il risultato poteva essere ancora più rotondo e fastidioso, però bisogna ripartire subito. Venerdì c'è il Lecce, l'opportunità di ritrovare i 3 punti, però secondo me bisogna ritrovare la testa giusta, la compattezza, l'unità, che è quello che ha fatto la differenza fino ad oggi. Allora, intanto chiedo alla regia eventualmente farci vedere quelle prime schermate che abbiamo, quella dell'heat map dove si vedono i colori, dove, eccola qua. Allora, questi sono gli heat map del Milan e del Napoli. Io ieri, guardando anche le statistiche, soprattutto quelle del primo tempo, non del secondo tempo, ma quelle del primo tempo, io ho detto, ma
stiamo vincendo noi 2-0 o stiamo noi perdendo 2-0? Al di là di quello che dice il signor Caressa, che il possesso palla non conta niente, non è vero, e che il possesso palla non lo puoi misurare, perché se io passo la palla a te, certo, mentre la palla passa da te a me, ci sono dei secondi in cui né io né tu abbiamo la palla, ma l'abbiamo noi come squadra in quel caso. Vabbè, poi la, come dire, quello poi Caressa è bravo a dire certe cose e tutti lo seguono, se lo diciamo noi invece non va bene. Allora, puoi togliere il fascione, scusami, Davide, così facciamo vedere, ecco, togliamo proprio tutto un attimo, grazie, scusate la grafica. Cioè, ragazzi, io non vedo una differenza abissale. Forse il Milan nel primo tempo, guarda, gioca molto meglio a centrocampo, cioè c'è centrocampo e attacco più pronunciati, sì. Il Napoli sembra forse solo giocare a centrocampo e non in attacco, cioè ricordate che la parte rossa è quella dove più si gioca, c'è, no, Giovanni? Sì, tu come la leggi? Perché è fondamentale, poi, ripeto, le statistiche fra poco le vediamo, fra qualche minuto mi fanno vedere anche le statistiche, che però, ripeto, non danno una così differenza abissale tra quelle che sono i valori in campo. È un Milan che ha indovinato tutto. Sì, assolutamente, anche perché se andiamo a vedere le statistiche, ecco, le statistiche, tiri, ecco, dai, ragazzi, Milan... 20 tiri in porta contro 14. Sì, certo, sì, loro ne hanno fatto 8 in porta, di cui 4 gol. Possesso palla 61 a 39, passaggi 567 a 376, 87 percentuali di precisione nei passaggi contro i 77 del Milan. E io qua ieri ho visto tanta imprecisione nel Napoli. Bene, bene, bene. Oh no, Giovanni? Assolutamente sì. Il Napoli ha fatto qualche falletto in più, ma niente di che. I calci d'angolo, 10 al Napoli, 4 al Milan. Allora, che è successo? Questo poi ce lo spiegherà anche il mister. Che il Milan è stato molto più concreto nelle azioni d'attacco, effettivamente. Perciò dicevo prima, 4-0 è un risultato giusto, cioè meritato per il Milan, la vittoria è meritata, ma il 4-0 è un risultato eccessivo. Il Napoli nella heat map probabilmente si evidenzia il fatto che ha giocato di più a centrocampo, però ha coperto meglio tutto il campo, magari dopo con il mister Daniello riusciamo a farci dare delle indicazioni più precise, però quello che si evidenzia anche nella heat map è che il Napoli soprattutto nel primo tempo ha avuto difficoltà forse nella fase finale, nell'essere presente in area di rigore, si arrivava fino a un certo punto con il palleggio e poi non si concretizzava negli spazi l'ultimo passaggio. Forse è questa assolutamente la differenza. Il Milan ha capitalizzato tutto o quasi tutto. Se guardiamo i tiri in porta, 8 tiri in porta, il Milan ne ha segnati 4. Il Napoli di 4 tiri in porta chiaramente non ha messo neanche uno dentro. E la partita sta tutta quanta lì. Cioè, sembra assurdo commentare un 4-0 con queste statistiche, con quelle heat map delle coperture di campo del gioco del Napoli, eppure stiamo parlando di un 4-0 che sembrerebbe poi non dare alcun tipo di replica al Napoli, però effettivamente analizzando queste statistiche il Napoli qualcosina l'ha fatta, non è stato convincente forse nella fase finale, nella finalizzazione, nelle trame di attacco che poi sono quelle che hanno fatto sempre la differenza. Intanto portiamo a casa questa sconfitta brutta. che serva speriamo che serva di lezione, sì. Allora, ultime di infermeria anche nel Milan in chiave Champions. È chiaro che ricordiamo che prima della partita con il Milan c'è quella per noi con il Lecce, loro giocheranno invece con l'Empoli, poi si gioca mercoledì, non dovrebbero recuperare almeno per la partita di andata Kalulu, che potrebbe ritornare per il ritorno a Napoli, mentre Messias addirittura potrebbe essere già pronto alla sfida di venerdì con l'Empoli, anche se in questo momento io nel Milan non toccherei nulla, fosse Pioli. Cioè veramente ieri Bennacer ha fatto il bello e il cattivo tempo. Tonali sicuramente lo conosciamo, un ottimo giocatore, ma ieri poi si è superato. Ieri ho visto di nuovo la cattiveria di Theo Hernandez, ho visto la cattiveria di Leao. Ragazzi, Leao, ma... io ve lo dico, Giovanni, ti do la parola subito, poi dovremo andare in pubblicità. Ragazzi, Leao sono 11 partite che non fa gol, ve lo dice uno che c'è l'al fantacalcio, perché insomma tutti di noi giochiamo un po' col fantacalcio, anche con il fantacalcio di Club Napoli, con Fantapaz, e Leao è uno di quei giocatori sicuramente che a inizio stagione ti compri e
quest'anno, ragazzi, ha fatto veramente schifo, insieme a Lukaku, insieme ad altri giocatori che segnavano, lo stesso, che ne so, Lautaro Martinez, Abram, che ti aspetti che erano giocatori che avevano fatto gol nelle passate stagioni, che quest'anno sono venuti sicuramente meno. Questo ti fa capire che ieri anche Leao ha fatto lo straordinario. Sì, sì, è il Milan che ha fatto gli straordinari. E tu mi parlavi di Tonali qualche minuto fa. Ragazzi, Tonali, incredibile. Tonali visto in nazionale a tratti è stato imbarazzante. Osceno. Ieri sera ha fatto Osceno. Un partitone. Ed è vero che è stato anche aiutato dai centrocampisti del Napoli, perché a un certo punto Zielinski ha cominciato a perdere dei palloni sanguinosi in mezzo sanguinosi al campo, e lui ha potuto recuperarli questi palloni. Però Tonali è parso essere totalmente un altro Tonali, era il fratello imbarazzante. Con la nazionale. Ieri invece era un grande giocatore. Allora, intanto sui siti stanno uscendo alcune dichiarazioni di Spalletti, ma sono di ieri alla radio ufficiale, così come quelle di Di Lorenzo. Quindi non è roba tra virgolette nuova. L'unica cosa nuova è questa dichiarazione di uno dei leader dei Fedain, che ha parlato a Radio CRC, ma sono di questo pomeriggio, e anche l'articolo del Mattino che tra virgolette, no, smentisce un po' gli ultra, e dopo ce lo spiegherà il perché il nostro Giovanni Gambardella, perché si è studiato il regolamento d'uso, sono comunque di oggi, quindi non ci sono novità dell'ultima ora. Le ultime notizie sono legate, ripeto, a quelle che sono i report da Castelvolturno, con Osimhen che ha fatto terapie, Berazinski che ha fatto un po' di allenamento in gruppo, e anche su Oliveira per ora diciamo ancora non è al top, ma è in via di ripresa sicuramente. La questura ha emanato 24 sanzioni e DASPO per Napoli-Milan, droga, scavalcamenti, porto d'arme, minacce, ecco, insomma, sono brutte cose queste, diciamo, da leggere. Questo è un bollettino, non dico di guerra, ma un bollettino pericoloso. Poi c'è 9 parcheggiatori abusivi denunciati, 136 auto in sosta vietata prese dai carri attrezzi, insomma, tutta bella roba, voglio dire, quindi questa è... Non è proprio bella roba nel senso negativo, eh. Vabbè, allora andiamo in pubblicità. Dopo spero di avere Mister Daniello, così ci facciamo un po' di chiacchiere con lui. Pubblicità e ci fermiamo. E allora eccoci tornati in attesa di Mister Daniello. Poi vi prometto, apriamo le linee, messaggi al 342 38 12 922. Allora, voglio farvi vedere questo video. Non c'entra, attenzione, lo dico subito, perché sennò sembra che facciamo cattiva informazione. Noi da Club Napoli tentiamo sempre di darvi un'informazione corretta, precisa e puntuale. Ragazzi, oggi c'è anche il vento che praticamente apre le porte, tanto che è forte che apre le porte. Vabbè, comunque, con l'aiuto di Davide, sono tre video, tre momenti diversi, dove Ferdinando Francese, che poi è stato anche ospite nei nostri studi a Club Napoli un po' di anni fa, lui è un ragazzo che è sulla sedia a rotelle, ma è un grande tifoso del Napoli, ha un sogno di entrare anche nel mondo del giornalismo e di seguire il Napoli, ci segue quasi tutti i pomeriggi, anzi forse tutti i pomeriggi, lui vive ad Ischia, viene spesso a Napoli, è andato a vedere altre partite, e ieri insomma ha dovuto fare però un'altra, l'ennesima grossa difficoltà nel salire le scale del Maradona, l'ingresso ai tornelli. Non vi faccio vedere tutto, perché pensate che chi lo ha accompagnato ha fatto una sorta di reportage poi per portarla anche a chi di dovere, e vi facciamo vedere questi, solo questi tre video. Io lo dico a chi ci vede, chi ci sta seguendo, sono immagini tenere ma molto forti, che vi possono anche dar fastidio, quindi ci scusiamo, però sono immagini che non possiamo non far vedere. Allora, vi prego, chi ha suscettibilità in questo momento, casomai non guardi e ascolti soltanto, però sono immagini forti, nulla di grave, attenzione, nulla di particolare, perché Ferdinando, accompagnato da degli amici che lo hanno sorretto e fatto entrare al Maradona, però questo è uno stadio nel 2022 che non ha degli accessi dedicati, non dico degli accessi totali, ma degli accessi dedicati ai disabili, non può esistere. E questo poi si ripercuote anche, credo, sulla nostra modo di pensare poi, ecco, con la UEFA e quant'altro. Quindi poi
De Laurentiis capisca certe cose, il comune di Napoli capisca certe cose, perché poi non possiamo dire che abbiamo uno stadio all'avanguardia e che vogliamo essere ben pagati per entrare allo stadio e poi vedere queste scene. Questo io spero che queste immagini vadano sul telefonino anche del nostro presidente, che prenda delle, anche lui delle decisioni. Allora, vediamole, dai, io le commento, ripeto, chi non vuole vederle, può, perché sono forti, sono suscettibili. Ecco qua, guardate qui, qui Ferdinando viene preso a braccio da due persone, rampa di scale importante, la conoscete, queste, guardate quante scale, dove non c'è un accesso, non c'è una, un ascensore, non c'è una zona dedicata. Ecco qua, guardate qui, qui c'è proprio la difficoltà, guardate queste persone che devono alzarlo di peso e cercare di fargli fare gli ultimi gradini, non a braccia ma proprio provando a muovere le gambe, lui che non può muovere le gambe, non ha un'articolazione perfetta, e quindi ecco qua, lui è molto affaticato e lo fanno sedere, vedete, sul sediolino, ancora preso di peso, con grande difficoltà, perché lo spazio è stretto, è molto stretto, e vedete, lui, anche se è molto sorridente, pur di essere all'interno del Maradona e vedere lo spettacolo, che purtroppo ieri non è stato dei migliori, di questo Napoli-Milan. Però avete visto, lui è sempre sorridente, Ferdinando. Ferdinando è un ragazzo che esprime gioia. Però queste, Gianni, sono immagini che non fanno bene, non no, fanno non per non niente fanno bene. Non fanno per niente bene, ma non solo al mondo del calcio, del Napoli, ma in generale. Proprio io mi auguro che vadano sulle, sui cellulari andare, di De Laurentiis, di Formisano e del sindaco, perché poi anche il sindaco, il comune, cioè qua bisogna decidere chi è che deve fare qualcosa. No, il punto, Francesco, è che se poi vai dall'altra parte dello stadio, esatto, si è rinnovato tutto. Esatto, perciò c'è un hospitality bellissimo. Bellissima, allora, però non facciamo l'hospitality per, come dire, per fare la bella, esatto, figura. E poi già dall'altra va, parte non c'è. Perché poi noi dobbiamo essere, noi siamo equidistanti, lo ripeto, a destra e a sinistra, certo, a destra, certo, e a sinistra, certo, noi siamo nel centro. Scusami, ti ho interrotto, sì, quindi un'altra è volta. Questo che lascia un po' perplessi, cioè dall'altra parte si pensa a mettere, a migliorare lo stadio, rendere più gradevole l'esperienza magari delle autorità, degli ospiti che vengono, e poi di fronte c'è questa scena toccante, perché poi alla fine il ragazzo sorride perché è entrato nello stadio, ma con quali difficoltà. Cioè, e ad oggi, come dicevi tu, non è possibile pensare che ci siano delle barriere all'accesso così, così importanti, notevoli, ed è brutto vedere queste scene. Tra l'altro credo sia già capitato anche precedentemente, insomma, quindi è una storia che si ripete, una brutta storia che si ripete, e speriamo che prima o poi qualcuno riesca a prendere i provvedimenti giusti e a cambiare anche queste cose, perché poi sta crescendo la società, sta crescendo la squadra, il contorno sembra rimanere quello, purtroppo, quello antico che conosciamo, purtroppo, di un Maradona che ha tante problematiche, che sicuramente nel tempo è migliorato e che nel tempo ci auguriamo migliorerà ancora di più. Io però ripeto, sono immagini forti, le abbiamo volute fare, abbiamo avuto l'autorizzazione da Ferdinando Francese, che è un ragazzo, ripeto, di grande spirito e soprattutto un ragazzo che conosce il mondo del calcio, che voleva assolutamente farle vedere. Lui, attenzione, lui non ha voluto intervenire né ha voluto accusare qualcuno, lui ha solo detto guardate le condizioni per entrare ieri al Maradona. Quindi queste sono brutte scene, diciamolo, brutte scene, e quindi vediamo. Allora, poiché mister penso che non sia collegato, ah c'è, allora bene, allora andiamo subito a salutarlo senza fronzoli, anche perché è già tardi. Mister Pasquale Daniello, ciao mister. Io sto parlando della Bizzona. Eccolo qua, allora con noi Giovanni Gambardella, che ti saluta. E allora, caro mister, noi stasera siamo arrabbiatucci, io sono molto arrabbiato, sono arrabbiato un po' con tutti. Poi oggi tu mi hai scritto, io, come si dice dalle nostre parti, Angela Vuccatoia,
nel senso che poi mi spiegherai e spiegherai soprattutto ai nostri telespettatori qual è la tua idea e che cosa può succedere. Però partiamo dall'inizio, io ti lascio la parola come al solito, poi ti voglio fare un po' di domande, anche Giovanni sicuramente ne avrà qualcuna. Che è successo? Io mi fermo, lo sai, ti lascio campo libero perché so che tu ci dirai sempre cose interessanti. Alziamo un po' la voce in studio e a te la parola. Che è successo? Io non lo so di preciso, non lo posso sapere, perché sennò poi va a finire che facciamo veramente come il film di Oronzo Canà e faccio il vate della Downy e faccio il vate dell'agronocino sarnese, non va bene. Io faccio solo una considerazione molto semplice. Non posso assolutamente paragonare i due periodi, questo al ritorno dal mondiale. Okay. Però se andiamo a vedere la registrazione delle puntate post Napoli-Inter, sì. Io dissi una cosa. Cari telespettatori, se a Milano con l'Inter 3-4 persone del Napoli fossero state sottotono, allora ci si andava ad interrogare come mai quelle persone hanno giocato male. Spalletti poteva far giocare Molaro anziché Mennillo o Pasquale Rosiello anziché Pasquale Daniele. Però io feci una considerazione, dissi quelli dell'Inter andavano al doppio di quelli del Napoli. Ecco, bravo. Tutti e 11. Allora, li vogliamo elencare? Leao, sì. Sembrava il direttissimo Napoli Battipaglia, come lo chiamava Totò. Bravo. Tonali si farà 3 giorni di ricovero. Benasser, glielo stanno spiegando di continuo che ha vinto 4-0 a Napoli, che non ci crede nemmeno lui. Allora, ci scherziamo un poco sopra, perché... Sì, fai bene. Perché io sono molto provato ieri sera, non dal risultato del Napoli, non perché io non sia attaccato al Napoli, assolutamente. Io sono dispiaciutissimo per Ferdinando, perché lo sento costantemente, per Ferdinando anch'io, Francese. Anch'io. Io ho saputo stamattina da Ferdinando stesso quello che è successo, ma anche se ieri non ci siamo sentiti, io ero dispiaciuto per lui perché sapevo che andava a vedere la partita. Allora un ragazzo che parte da Ischia, bravo, e va lì e il Napoli fa partite fenomenali per 6 mesi, 7 mesi, pensi, dici, diamine, proprio quando sto ragazzo va a vedere la partita il Napoli povero, fa schifo. Infatti, povero. Considerate che io mi sono collegato un po' più tardi perché abbiamo fatto una sorta di carrambata fino a 10 minuti fa, perché ho avuto il piacere di riabbracciare Gaetano Travaglio, che era il capitano della Scafatese degli anni miei, di Gennaro Iezzo. Mancava da 5 anni d'Italia, lui vive a New York e ha portato tutta la famiglia a vedere Napoli-Milan. Madonna, ah, che ha fatto. E lui c'ha moglie Sara, la figlia Viviana, il figlio Giovanni, che sono più tifosi di noi del Napoli. Figurati. Cioè, stanno morti, cioè, oggi gli dovevo mettere gli dovevo fare le dosi di adrenalina perché erano morti. Ci credo. Però noi abbiamo il dovere di distaccarci da questione umorale. Sì. Io penso che questo 4-0, dobbiamo essere lucidi, è la migliore cosa che potesse succedere al Napoli, è la peggiore che possa succedere al Milan in ottica Champions League. Questo è vero, sì. Perché loro non potranno mai fare una gara migliore di questa e il Napoli non la potrà mai fare peggiore, sì. E nonostante questo, se ieri sul 2-0 mezza volta, che la fortuna ci vuole sempre in tutte, in una questione, una mischia o qualcosa, se il Napoli avesse fatto il 2-1, ma il Milan non la vinceva nemmeno se ne era alla fine del mondo.
perché poi il Napoli in questo momento vive di i telespettatori devono comprendere una cosa, una squadra che va a 1000 all'ora per 8 mesi, prima o poi stecca. Eh sì. Come vi faccio un esempio pratico, col calcio minore, la Casertana che in Serie D era una super squadra, ha fatto schifo per 4 mesi. Adesso veniva da 11 vittorie consecutive, era arrivata a ridosso della vetta a 3 punti, ha perso una partita con una squadra di metà classifica mediocre. Perché quando tu ripetutamente vai a 1000 all'ora per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, prima o poi è fisiologico, ti viene male. Poi mettiamoci che quando non ti, tutti gli automatismi ti vengono male, ti viene a mancare l'unico che hai che ti può far giocare fuori spartito, che è uno che davanti c'ha centimetri e chili. Poi mettici che i tuoi due equilibratori del centrocampo non sono pervenuti, perché tra Anguissa e Zielinski non so chi ha fatto peggio. Lobotka, che per usare un termine molto napoletano, sembrava l'asino in mezzi suone. Sì. E quindi metti uno, metti due, metti tre, metti quattro. Io capisco la delusione, io capisco che ci stanno scuotendo da 24 ore, Mamma ragazzi, ma sono mia. 8 mesi che scottiamo No, no, lo so, quello sì. noi. Quindi tranquilli, almeno fino a sabato. Se sabato il Napoli a Lecce ritrova brillantezza, autorevolezza, qualcuno potrà dire: vabbè, mister, ma vincere con Lecce è facile. Non è perché il Napoli ci ha No, insegnato no. una cosa. Il Napoli quest'anno non ha mai vinto una gara sporca. Attenzione, le gare sporche le ha vinte come a Milano col Milan. L'ha vinta a Roma, ma erano tutte grosse squadre. Le altre partite, le Napoli le ha vinte distruggendoli Sì. Ma forse con lo sull'intensità, Spezia, sulla prima ne brillantezza. parlavamo, no? Prima parlavamo di una gara Ma non sporca, una gara un quella po' sfortunata. dell'andata. Era l'andata Andata, quando segnò Raspadori all'ultimo secondo proprio. quello è stato l'inizio di tutto. Se il Napoli non vince quella partita, ce lo possiamo anche dimenticare il campionato che ha fatto. Infatti, vedi? Però pure a Cremona, se non Quindi ricordiamo a male, cioè il Napoli ha Cremona faticato, poi ha dilagato faticò, nel poi finale. dilagò alla fine, Sì, sì. però ha faticato perché la gara sporca la rese la Cremonese con l'aggressività. E quindi, sai, magari no, ti mangi un gol in più davanti alla porta, cominci a sentire la preoccupazione di non portarla in porto. Ma dopo il Napoli, ragazzi, il Napoli ha dato i segnali di come andavano le partite dopo 10 minuti. Ah, Pure se segnava dopo mezz'ora, tu ti rendevi conto dopo 10 minuti. Ragazzi, posso pure spegnere ascoltorefice perché tanto già lo so come va a finire. bra, fatti. Allora il Napoli ci darà la risposta sabato. Bravo, sabato ci darà una risposta importante. Però poi c'è un particolare. Se malauguratamente, per chi non ci può digerire, il Napoli butta fuori il Milan dalla Champions, dopo piangono lacrime amare tutta Italia fino a Sì. giugno, perché io ho questa sensazione: se il Napoli salta il fosso Champions con il Milan, chi viene viene dopo si deve parcheggiare. Speriamo, Io ho detto alla moglie di Gaetano, l'amico mio, gli ho detto: senti, tu sei morta, dispiaciuta per questa cosa. Io ti dico, attenzione, perché mi sa che vi dovete mettere sul sito della Turkish Airlines trovare i biglietti. per andare. Non ci venite a Napoli, andate direttamente a Istanbul, perché voi venite da New York, andate direttamente a Istanbul. Bravo, infatti, non passate.
Mi fa molto piacere il tuo ottimismo e so che è un ottimismo concreto, nel senso che ci ragioni per quello che fai. Ti fa una domanda Cesare e poi ti lascio anche a una domanda di Giovanni. Dice, io non riesco a capire come possa essere stato possibile che tutti, ma proprio tutti, ieri abbiano fatto, lui scrive, pena, che abbiano giocato veramente male. Io, guarda, mister, io non ho salvato neanche Meret ieri, perché Meret è vero che fa due grandi interventi, perché la partita poteva finire 6-0, però sul gol di Salemakers... Ragazzi, è il linguaggio del corpo che è brutto. Bravo. È brutto in tutti. Ragazzi, cioè, allora, faccio una battuta. Cioè, ieri, talmente che il Napoli era sottotono, cioè, pure Mario Rui non ha trovato modo per litigare con nessuno. Bravo, pure Mario Rui, infatti. Ha litigato Politano e non Mario Rui. Mario Rui che è capace di litigare da solo, a casa, nello specchio, mentre si fa la barba. Ieri non ha avuto modo di... Allora, giustamente Cesare pone una domanda logica. Io non posso rispondere a questa domanda perché... Mentre con l'Inter io sapevo che Napoli veniva da 40 giorni di lavoro improprio. Sì. Questa settimana con la sosta il Napoli non ha potuto lavorare improprio perché sono andati con le nazionali. È vero. Io l'ho detto a Cesare stamattina. Io sto facendo un piccolo esercizio. Sto cercando di rivedere le immagini dei calciatori del Napoli impiegati nelle nazionali. E sto cercando di rivedere con più lucidità le due partite precedenti del Napoli pre-sosta nazionali. Perché? Perché col senno di quello che è successo ieri voglio cercare di vedere il grado di brillantezza pre-nazionale, perché non vorrei, o meglio, vorrei che il Napoli abbia fatto un lavoro importante nelle settimane precedenti, appena sapute le date della Champions. Quindi proprio come è successo perché con l'Inter, arrivi bello tosto con le gambe, poi con la Sampdoria ti sciogli e poi hai fatto 8 vittorie di consecutive. Perché io me lo ricordo il De Profundis post Inter Napoli. Me lo ricordo pure io. Il De Profundis napoletano con il risveglio, cioè diciamo che sopra la linea del Garigliano c'è stata una primavera anticipata. Bravo. Perché sono tutti rifioriti il 6 gennaio. Però poi c'è stato un problema. La primavera, io che vengo, e lo dico con orgoglio, vengo da una zona agricola, la primavera anticipata è pericolosa. Perché se poi, come si dice da queste parti, fa mascata, che sarebbe il gelo del mattino a primavera inoltrata, quei fiori si bruciano. Bravo, si brucia. E muoiono. Infatti sono morti. Allora io perciò dico adesso, i tifosi del Napoli, stiamo vicini a questa squadra, perché due sono le cose: o sta cosa l'hanno programmata e noi gli batteremo le mani per l'ennesima volta, o questa cosa non è programmata e noi non possiamo battere, non dobbiamo battere le mani per applaudirli, ma dovremo battere le mani per sorreggerli e per dargli una mano. Sì. Queste sono le strade. Come dice sempre mio padre, cioè, hai un problema, c'è soluzione? Non arrabbiarti, la soluzione c'è. Non c'è soluzione? Che cazzo ti arrabbi a fare? Non ci sta la soluzione, non arrabbiarti lo stesso. Quindi noi adesso, fuorché battere le mani, o per un motivo o per un altro a questo Napoli, se no poi facciamo il gioco di quelli che vorrebbero un altro De Profundis. Perché io ieri non l'ho proprio guardate i post partite, neanche io. Ma io immagino che sembrava il carnevale di Rio ieri. Sì, figurati.
Sarà stato il carnevale di Rio ieri, veramente sarà stato così. Io li aspetto il 13 di aprile. Perché mi sa che già l'entusiasmo nordico comincerà a scemare. L'ottimismo di mister Daniello è contagioso, io me lo auguro assolutamente. Io spero solo che finisca, perché io la posso definire solo tale. Faccio veramente un inciso, apre e chiudo l'argomento. Sì, vai. Che finisce sta zazzuela. Quello sì. Che sta succedendo allo stadio? Quello non è fondamentale. Quello è fondamentale. Io voglio chiedere al mister. Voglio permettermi solo di fare una comunicazione, ma no, non sono parole mie, sono parole che mi sono state dette oggi a pranzo da un tifosissimo del Napoli, da una persona che ha giocato a calcio per 20 anni e da una persona che vive negli Stati Uniti da altrettanti 20 anni. Ieri c'erano giornalisti che lui ha riconosciuto, della BBC, della CBS. È lo spettacolo che sta, non mi interessa di chi ha la colpa, di chi è torto, chi ha ragione, ma se continuiamo così resteremo sempre una meteora, diciamo estemporanea. Quello è il problema. Non diventeremo mai un grosso club nel mondo. Quello è il problema. Per noi ti faranno sempre i figli degli emigranti napoletani. Bravo. Ma l'irlandese tifoso del Flamengo non ce l'avremo mai tifoso del Napoli. Qualcuno potrà dire a noi non ci interessa, ma il mondo è cambiato. A me non piace il mondo sinceramente come adesso, però ne devo prendere atto, è cambiato assolutamente. Lo scempio di ieri non si può guardare. No, ma dopo infatti parleremo ancora di questa cosa. Ci sono molti tifosi che ci stanno scrivendo anche sulla nostra diretta di queste cose, però abbiamo dedicato una mezz'oretta con mister Daniello. Allora, due domande di Giovanni, facciamone una, poi andiamo in pubblicità, okay. E ritorniamo con la seconda. Vai, intanto poi mi accodo a questo che ha detto il mister, perché certo. una squadra che viene glorificata, magnificata da ogni parte del mondo, e qui noi la trattiamo come se fosse tutto normale, anzi, cioè ieri le scene che si sono viste allo stadio fanno male, fanno dolore a tutti gli appassionati. Allora mister, allora mi ricollego un attimo a questo, perché quanto può aver influito nella sconfitta questa atmosfera che si è creata attorno alla squadra, nello stadio, queste difficoltà sugli spalti, quanto può aver influito a livello mentale sulla squadra? Forse dirò una cosa paradossale, sulla sconfitta poco e niente. Sono d'accordo. Sulla mancata possibilità di recupero quando eri sotto, tanto. Bravo, quello sì. Perché a volte uno stadio, e qui non si dà attenzione, lo sottolineiamo, in questo caso non diamo la colpa a nessuno, a volte uno stadio può accendere quell'episodio che cambia l'inerzia di una gara. Io vi dico la verità, io fino a quando il Napoli perdeva solo 2-0, io ero fiducioso che il Napoli potesse rimettere la partita, diciamo, in equilibrio. Poi dopo, perché poi tutto prende una piega brutta, quando il risultato diventa brutto, quasi chiuso sul 3-0, fateci caso, poi è scoppiata la protesta plateale. Sì. Perché la stessissima protesta, se la partita si fosse stagnata sullo 0-0 fino alla fine, o magari il Napoli la stava vincendo, magari ci sarebbe stata pure, ma sarebbe passata molto molto sotto traccia. Invece sul 3-0 era proprio, c'era il terreno più fertile per tutto questo, e la cosa brutta è che se si fosse ieri collegato qualcuno dal Texas come dal Bolivia, poteva pensare, dice, i campioni d'Italia stanno vincendo con una squadra di metà classifica, per l'ambiente, per quello che era successo, per i commenti, e questo non va bene. No.
Allora, mister, ci andiamo un attimo in pubblicità, poi ti tratteniamo un'altra decina di minuti, perché ho un po' di domande, anche qualcuno del pubblico. Con piacere. Ancora Giovanni, andiamo un attimino in pubblicità, ok? Fermi lì. E allora, eccoci tornati, Club Napoli All News, 16:37 rigorosa diretta, poi ci saranno tutti gli appuntamenti in replica con noi, mister Pasquale Daniello, Giovanni Gambardella. Seconda domanda tua, vai. Sì, mister, allora la mia curiosità è cercare di capire se tu hai visto delle analogie tra questa partita persa col Milan e quella persa in casa con la Lazio, se ci sono stati dei punti di incontro tra le due partite. Bene. Giovanni, penso siano due partite diverse, perché la Lazio ha sconfessato se stessa e si è votata al sacrificio chiudendo tutte le linee di passaggio. Il Milan ieri invece è andato a giocare uomo contro uomo con tutti quelli del Napoli, per un motivo: lo ha potuto fare perché ci mancava Osimhen. Questo che cosa comporta? Comporta che se tu vai ad attaccare uno contro uno, spesso costringi la squadra avversaria, sullo scarico sui difensori centrali, sui terzini, a mettere la palla direttamente sull'attaccante centrale. Naturalmente un conto è andare a contendere una palla alta, lunga, pesante ad Osimhen, e un conto è farlo con Giovanni Simeone, che ha altre caratteristiche. Certo. Dato che a quei livelli le differenze sono minime di forza, anche se Napoli la forbice l'ha ampliata in maniera esponenziale, ma sostanzialmente in partenza le differenze sono poche, spesso si va per esclusione. Come noi dicemmo con la Lazio, Sarri, sapendo che non c'era Mario Rui, si è potuto preoccupare di mandare il Napoli sempre sull'esterno, sulla prima giocata, per chi non ci ha ascoltato con la Lazio, sì, che erano Caraspelia da una parte e Lozano dall'altra, perché il Napoli sapeva che, cioè la Lazio sapeva che poteva venire ad aiutare con le mezze ali il raddoppio, non standoci Mario Rui. Ieri il Milan, sapendo che Napoli non poteva giocare con pericolosità questa palla lunga sullo scarico, sempre per gli spettatori, significa che se tu muovi la palla di continuo e loro ti vengono a pressare altissimi, si ritroverebbe l'attaccante del Napoli contro due difensori del Milan con una palla lunga e con 40 metri di palla di campo alle spalle. Un conto è farlo con Osimhen e un conto è farlo con Simeone. Esempio, ieri ragazzi il Milan ha sbagliato una sola occasione ed è stato servito male Raspadori, perché è stato servito troppo nei piedi. Per caratteristiche, se fosse stato servito male allo stesso modo Osimhen, Osimhen con un solo tocco buttava la palla 10 metri avanti, poi magari non segnava lo stesso, ma sarebbe andato a cacciare in porta senza nessuna su un difensore che gli contendeva l'azione. Quindi ieri ci sono stati diverse condizioni tattiche, ma soprattutto diverse condizioni di brillantezza, perché ieri ragazzi loro hanno preso sempre bene il tempo di pressione, ma perché il Napoli era poco brillante. Vedete quante volte il Napoli ha eluso la prima pressione con un dribbling di Lorenzo, di Mario Rui in tutta l'annata del Napoli. Andatevi a rivedere ieri e vedete se mezza volta Di Lorenzo e Mario Rui hanno fintato il passaggio e sono venuti dentro al campo con la palla saltando la prima linea di pressione. Non lo hanno mai fatto. E quella è mancanza di brillantezza. Ragazzi, io se non sto bene non mi azzardo a fare cose fuori norma.
Non mi azzardo proprio. Senti, mister, allora, in tanti, ed è una mia anche curiosità, ma in tanti ci stanno scrivendo sul cambio, faccio l'esempio di Antonio Leone, mister, ma non è il caso di far partire dalle riserve, delle riserve come Elmas e Dombelé dal primo minuto? Io ti dico, ma perché Spalletti cambia addirittura sul 3-0? Ce lo siamo chiesti anche io e Giovanni, con l'aiuto della regia ti facciamo vedere anche un po' le heat map che sembrano essere quasi equivalenti, addirittura abbiamo visto nelle statistiche che il Napoli sovrasta il Milan quasi in tutte le cose, tranne nei tiri nello specchio della porta, dove loro ne fanno 8 e noi 4. Ecco, queste sono le heat map del Milan e del Napoli nel primo e nel secondo tempo, sembrano molto simili. Poi è chiaro, bisognerebbe andare a cercare con attenzione il pelo nell'uovo. Se vediamo le statistiche, anche lì il Napoli addirittura ha molti più calci d'angolo, più precisione nei passaggi, cosa che ieri abbiamo visto grossi errori a centrocampo nei passaggi, proprio tra Lobotka e Anguissa, tra Anguissa e Zielinski, cioè l'87% di precisione nei passaggi contro il 77% del Milan. È tragico il possesso palla 61-39, i tiri totali 20 contro 14 del Milan, il possesso, i passaggi 567 per il Napoli, 376 per il Milan, cioè tutti i numeri che sembrano, dici, ma veramente è finita 4-0? Sì, io però sui cambi, e così come ti chiedeva questo amico, cioè Spalletti non è che ha tirato un po' la corda su alcune situazioni, e ripeto, ieri io al fine primo tempo, cioè ragazzi, anche per dare una scossa, io ne cambio 3 a fine primo tempo, però mister li cambio. Il problema è questo qua: se 11 camminano tutti e 11, c'è un problema. Probabilmente perciò, cammineranno, cammineranno pure quelli che stanno seduti, quelli là che stanno in banchina, lo so, perché quelli che sono entrati, ragazzi, cioè non è, voglio dire, che hanno fatto più danni perché era impossibile, ma sono andati sulla stessa falsa riga di quelli che stavano giocando, cioè li cambi o non li cambi? Allora chi sta sul capo ce l'ha la percezione di queste cose. Riguardo alle statistiche, sono irreali per un motivo molto semplice: le statistiche fanno testo quando il risultato è in bilico per tre quarti della gara. Il risultato ieri non è stato mai in bilico. Quindi esempio, se il Napoli fa l'80% di possesso palla ieri, è normale, perché il Milan dopo 20 minuti vinceva 2-0. Cioè io se vinco 2-0 in casa del Napoli ci lascio il possesso palla fino all'anno prossimo, sapendo che io posso fare gol solo in contropiede, e così l'ho fatto. Quindi le statistiche lasciano il tempo che trona. Riguardo ai cambi, qualcuno può dire giustamente, ma forse Spalletti finora ha tirato troppo la corda con troppi, e io dico, speriamo che l'anno prossimo la tiri ancora di più e sono 15 punti avanti alla seconda. Che ragazzi, noi questa cosa purtroppo ce la dimentichiamo, cioè noi siamo primi con 16 12 sulla punti Lazio. Sopra la Serie, no, io parlo sulla 12 Lazio. Sulla Juve, ah, 12 io parlo sulla 12 Juve. Bravo, sulla Juve. Bravo, pure io la penso perché come te, perché come dicono loro, loro ci hanno tot sul campo, benissimo, 12 sulla Juve, 59 sul campo, e sono lo spauracchio di tutta la... perché quello che non vogliono ammettere i media italiani, che stavolta il Napoli ha fatto un miracolo, sì, perché nell'urna della Champions noi prima dice Marò, speriamo che stavolta Patatena ce la manna a buono, invece quest'anno ci stavano Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid e company, facendo Maronna mi Patatena mi non ci manno un Napoli. Allora, noi questa cosa l'abbiamo detto già mille volte con te. Già l'abbiamo ce la dobbiamo ricordare, perché questa in una cosa, giornata sì, come, cioè ragazzi,
qualcuno che mi ascolta dice: ah, boh, mister, se ne fotte proprio. Io sono come il pazzo, cioè, pure io. Però devo avere la lucidità di dire: ragazzi, ma il Napoli è l'unica squadra che... Cioè, io oggi vorrei dire a quelli del Milan: voi dovete ringraziare il Signore che avete giocato con il Napoli ieri. Perché se no, se giocavate con così alta squadra al mondo, voi non ve la vedevate nemmeno la partita. Perché ieri non vi siete visti la vostra squadra, ve la siete vista perché giocavano contro il Napoli, non lo ammetterete mai. Ma ve la siete vista con la speranza di fare un miracolo. Quello che stanno facendo i milanisti da meno di 24 ore, che lo possiamo dire, noi siamo ordinari all'università da questo punto di vista. Perché no, noi, vabbè, i milanisti stanno impazzendo, sono convinti che ci spiacciono, ci fanno perché noi per una adesso. No, ma noi per una vita, purtroppo, e noi diciamo quello e quello, abbiamo vissuto annate mediocri con la speranza di vincere contro Milan, Inter e Juve. Come facevano i tifosi della Roma e della Lazio, che facevano un'annata bruttissima, però vincevano il derby e salvavano la stagione. Bravo. Oggi le stagioni, le squadre, per salvarle devono vincere con il Napoli. Bravissimo. Senti, mister, e poi per tirarla proprio a corto, io uso un termine che ho usato dopo una mia sconfitta con l'Avellino. Ho perso 6-0 in casa. E il giorno, il martedì al campo, i ragazzi si aspettavano che io mi facevo afferrare per pazzo. E all'epoca considerate che commettevo tanti errori, perché parliamo di 14 anni fa. Oggi ne commetto qualcuno in meno. Dissi: ragazzi, ma secondo voi era meglio perderne 6-1-0 o 1-6-0? Bravo. Cioè, è matematica la cosa, eh? Chiaro, quello è un po' come diceva Vucevic in Boscov: meglio perderne, esatto, 1-4-0 che 4-1-0. Senti, mister, un'ultimissima prima di salutarti e ringraziarti. Come al solito, noi abbiamo parlato tanto di Osimhen, e te, mi ricordo, messaggi anche nelle scorse stagioni, anche l'anno scorso, non tantissimo tempo fa. Però questo signore qui è insostituibile in questo momento. Non me ne voglia il Ciolito, penso che tu, no, io, Giovanni, tutto il pubblico. Allora, lui era sostituibile fino alla sosta dei mondiali. Perché? Perché le altre squadre non sapevano come affrontare il Napoli. Allora, tutte lo attendevano. Il Napoli non ti faceva vedere la palla, ti riaggrediva subito nella perdita del possesso proprio e ti faceva nuovo. Poi che è successo? Che sono arrivati 3-4 scienziati e hanno creduto, dice: ma sai che facciamo? Noi facciamo quello che fa il Napoli, lo andiamo a aggredire subito. Poi è successo che, aggredendo il Napoli, avendo Rachmani, Kim, Mario Rui, Di Lorenzo, Olivera, che sanno calciare tutti bene sul lungo, tutti andavano in pressione fino a fuori all'area, palla lunga, e Osimhen li salutava. Oggi tutti sanno che quando non c'è Osimhen, per mettere in difficoltà il Napoli lo devi aggredire forte e alto, e poi non surclassare il Napoli. Puoi giocartela. Quando c'è Osimhen, questo non lo puoi fare. Quindi perciò lui è insostituibile, perché ti dà una variante tattica che senza di lui non ce l'hai. No. Ma poi è diventato anche un leader di campo. È un leader, bravo, è il leader. Io questo vedo, che lui è diventato... Ragazzi, è cresciuto e c'è da fare un plauso a chi lo gestisce. Perché questo ragazzo ha capito che a noi piace, al mister piace la sua verve, la sua voglia di fare bene. Cioè, tutti siamo stati innamorati di quando è stato sostituito, se aveva sbagliato quel controllo di testa che gli poteva portare a fare il terzo gol, ha sbattuto la mascherina in aria. Sì.
che sono gli stessi gesti di un anno fa, però al contrario, ma con un altro atteggiamento, al contrario, che viene amato dai compagni, amato dal pubblico. Questo ragazzo è migliorato in tutto, quindi le critiche a qualsiasi entità sportiva, allenatore, calciatori, dirigenti, presidenti, non si fanno a prescindere. Il tifo si fa a prescindere, la critica si fa attimo per attimo, certo, senza pregiudizi. Io lo ripeto, perché sennò qualcuno dice: beh, il mister mo va sulle ali dell'entusiasmo. No, io un anno e mezzo fa ho dichiarato: se questo non comincia a capire i tempi del gioco e non capisce come si deve aprire per smarcarsi, è un calciatore qualunque, è un atleta prestato al calcio. Al calcio, invece, mo ha capito come si deve smarcare, ha capito che deve dare una mano ai compagni e non li deve rimproverare, ha capito che lui è un giocatore della squadra e non la squadra che è per lui. Bravo. Quindi oggi diciamo è cambiato, invece tante persone fanno il tifo perché forse non sono onesti intellettualmente. Sono d'accordo con te. Allora, noi ci risentiamo post Lecce sicuramente per capire che cosa succederà. Saremo nella giornata delle sfide con il Milan. Abbiamo sentito il tuo ragionamento proprio sulla questione del Milan. Come dire, io mi auguro che come al solito mister Daniello ci azzecca, perché ci azzecca quasi sempre, e quindi sono convinto che possa essere ancora profetico. Io spero di azzeccarci su una cosa. Dai. Dato che noi siamo molto indigeni, a noi ci piace la nostra lingua, infatti l'ho ribadito oggi agli americani, ho detto: il napoletano è l'unica lingua che in tre parole riesce a spiegare un concetto che nelle altre lingue ci vogliono 20 pagine. Io spero tanto che il 4-0 del Milan sia, come si dice a Napoli, a mi giurirà a morto. Bravo. E con questo speriamo che la profezia si avveri. La chiudiamo, dai. Allora, grazie di cuore a mister Pasquale Daniello. Ciao mister, alla prossima. Grazie, ciao. Sempre. Ciao, grazie. Ciao. Grazie a mister Daniello che è stato con noi. Allora, fra pochissimo apriamo le linee. Però, Giova, adesso spieghiamo un po' di cose legate ancora al regolamento d'uso. Devo dire anche che è intervenuto l'onorevole Venanzoni, tra i tanti personaggi che stanno intervenendo, che ha chiesto al questore di Napoli spiegare questo eventuale, aggiungo io, accanimento verso la tifoseria. La violenza poi distrugge quanto di buono stiamo dimostrando, giustamente ha detto. Dice anche il questore, ma anche chi ha, diciamo, notizie, ci spieghi cosa sta succedendo. Lo dicevo anche prima, lo ribadisco a Radio CRC, ma anche ieri in un'altra emittente è intervenuto uno dei leader storici dei Fedain, ha spiegato le sue ragioni. Il Mattino, in un pezzo di oggi, tra virgolette, non smentisce ma dà una lettura ben precisa di quello che è il regolamento d'uso, e il nostro Giovanni se l'è studiato, e quindi dammi un po' le informazioni così da farlo capire anche ai tifosi che sono a casa. Dai. Francesco, la settimana scorsa noi eravamo qui e parlavamo con Nello Dierna di quella tutta la situazione riguardante questa diatriba tra tifosi e società, insomma questa difficoltà dei tifosi di portare bandiere, tamburi, striscioni all'interno dello stadio e poter tifare come loro preferiscono fare. Ieri sera io, dopo la partita, come abbiamo detto prima, in un clima bruttissimo all'interno dello stadio Maradona, io mi sono sentito dentro un po' perplesso, confuso, perché non capisco ad oggi, come dicevamo anche prima con il mister Daniello, come si possa non tifare la propria squadra
quando la propria squadra è ormai glorificata e magnificata da ogni parte del mondo. E quindi non ho avuto ben chiaro come questo, tutto questo poteva essere possibile. E quindi stanotte, come detto prima, non si riusciva a dormire e mi sono fatto una serie di domande. Ammetto, per mia mancanza, di non aver mai preso in considerazione seriamente questo regolamento all'interno dello stadio di Armando Maradona e soprattutto la normativa riguardante striscioni, bandiere e tamburi. Me la sono andata a leggere. Bravo, hai fatto bene. E quindi mi sono reso conto che forse il nostro focus è stato sbagliato. Ci siamo sempre domandati perché i tifosi avversari nel settore ospiti possono portare bandiere, tamburi e striscioni e nello stadio, la parte restante dello stadio, gli striscioni non possono essere presenti. Quando poi ieri addirittura ci sono state le foto del settore distinti nel quale ci sono stati esposti i striscioni dell'amico Massimo Vignati, figlio di Saverio Vignati, cui è intitolato il club Saverio Vignati Club Napoli, che sono affiliati all'ACAN, l'associazione Azzurri Club del Napoli. Vai. E quindi, come l'ultimo degli inesperti, ho preso questa normativa, carta alla mano, nero su bianco, e te la sei letta. E me la sono letta. E si evince che si possono portare striscioni, tamburi e bandiere all'interno dello stadio, chiaramente rispettando dei parametri. Parametri che vogliono per gli striscioni, una lunghezza di 5 metri, un'altezza di 1,10 m, devono essere chiaramente rispettosi, non devono rappresentare odio e via dicendo. Istigazione alla violenza, insulti, esatto, stessa cosa per le bandiere e anche per i tamburi, semplicemente possono essere portati, ma bisogna... C'è un numero su questo fatto dei tamburi, perché molti dicevano che i megafoni ne avevano fatto entrare uno solo e loro ne volevano tre o quattro, perché per lanciare i cori c'era bisogno di 3-4 numeri, 3-4 megafoni, 3-4 tamburi e via dicendo. Questa normativa il numero dei tamburi non è indicato, però c'è il tamburo che con un solo braccio da poter suonare. Sì. Allora, il punto, per poter fare entrare allo stadio striscioni, bandiere e tamburi, bisogna compilare un modulo, presentarlo alla società sportiva Calcio Napoli, quindi al Napoli, con un'email, e successivamente la società Calcio Napoli prenderà in considerazione quelle che sono le istanze. Chiaramente l'istanza si presenta con il documento del richiedente, rispettando tutti i parametri. L'istanza poi viene passata, la palla passa al GOS, che valuta quelle che sono le istanze del caso e decide in merito su quei striscioni e bandiere che possono entrare o no allo stadio. Detto questo, il richiedente il giorno della partita deve andare, a tutto questo nei limiti, chiaramente, nella richiesta alla società sportiva Calcio Napoli nei 5 giorni precedenti alla partita, il GOS decide poi nei 3 giorni precedenti alla partita e il richiedente nella mezz'ora precedente all'apertura dei cancelli nel giorno della partita deve presentarsi allo stadio e mostrare il materiale, concordato, certo. E poi con gli steward si andrà a posizionare lo stesso all'interno del settore predisposto. Detto questo, quindi il materiale possiamo portare all'interno. Hai letto qualcosa sulle aste? Io non ho avuto il tempo, ti dico la verità. Hai letto qualcosa sulle aste delle bandiere? Sì, ci sono dei parametri anche per le bandiere. La lunghezza... Soprattutto, esatto, la bandiera però non deve... o occultare la vista di chi sta guardando la partita dietro. Questa è la cosa essenziale. Perché ci sono i bandieroni, tra cui quello dedicato a Maradona, quello dedicato a Pasquale D'Angelo, che voglio dire, ecco, ci vorrebbe Pasquale D'Angelo in questa curva assolutamente, e che però forse vanno ad ostruire la visibilità dello spettacolo. Questo forse i parametri poi non rientrano, perché ragazzi, mai una bandiera di un metro va bene, ma di due metri no. Esattamente. Perché... C'era qualcuno che diceva sì, però anche in altre occasioni le bandierine piccole non sono state fatte entrare, bambine. Vabbè, c'è tutta una situazione quindi da analizzare. Certo. Però quello che a me mi ha fatto scattare la scintilla è che vediamo che nel settore ospiti ci sono bandiere, striscioni e tamburi. Vediamo. Così rispondiamo anche a Carmine Improta, che giustamente dice... perché entrano i petardi dei laziali, esatto, e dei milanisti, esatto, e le bandiere dei laziali e dei milanisti. Allora mi viene da dire, facciamoci una domanda, ma queste richieste vengono fatte alla società perché è stata fatta una comunicazione, una narrazione
secondo me un po' sbagliata anche da parte dei, degli ultras, per la quale non possono essere fatte entrare le bandiere all'interno dello stadio, gli striscioni e i tamburi. Allora dov'è che si sta sbagliando? Dov'è l'errore? Noi, per quanto mi riguarda, io ho sempre creduto, come mio errore, come ho già detto prima, che ci fosse realmente questa impossibilità di far entrare le bandiere all'interno dello stadio e tutto il materiale che abbiamo citato poco fa. In questo momento però la mia idea cambia, perché c'è la possibilità di portare questo materiale dentro. Allora io dico, perché si sta comunicando in questa maniera sbagliata? Perché la narrazione degli ultras ci dice noi non possiamo portare questo materiale all'interno e tifare come vogliamo noi? Non è così. Allora, io rispetto gli ideali di tutti, perché bisogna accettare qualsiasi tipo di pensiero, soprattutto portare rispetto per quella che è una tipologia di ideale che l'ultras porta avanti, ovvero non ci tesseriamo, vogliamo tifare come noi richiediamo. Tutto decade quando però fai accadere quello che è successo ieri in curva B. Violenza, bambini che piangevano, difficoltà nell'uscire dal settore. Abbiamo testimonianze di amici e amiche con famiglie allo stadio che sono scappati impauriti a un certo punto, hanno lasciato forse addirittura prima il settore. E allora perché stiamo comunicando che la società non fa entrare le bandiere, non ci dà la possibilità di far entrare le bandiere, quando poi la possibilità c'è? Chi è che sta mentendo? Bravo, io perciò dicevo, fanno bene anche alcuni politici a chiamare in causa anche il questore e il prefetto, poi anche il Napoli. Io perciò dico, sediamoci, vedete, questa è una bella tavola rotonda, il nostro studio, ci sono più posti, mettiamo il prefetto e il questore al centro, mettiamo una delegazione reale degli ultra, mettiamo anche la società, può pure non venire De Laurentiis, mettiamo un qualsiasi altro tra virgolette esponente della società, ma troviamo una quadra. Poi io ripeto, sulla questione dei biglietti, scusatemi, dei tifosi delle squadre avversarie, io non so se anche per ordine pubblico, perché non credo che i tifosi del Milan hanno fatto la richiesta al Napoli, Giovanni. Cioè, noi dobbiamo essere anche pragmatici. Però si chiamano tifosi organizzati perché si organizzano, lo so, però io non li vedo che domani mattina tanti tifosi del Milan compilano questo modulo, lo mandano al Napoli, non sanno neanche se vengono casomai per i 5 giorni prima. Cioè, tu vedi un tifoso del Milan che 5 giorni fa ha scritto un'email al Napoli, lo può fare uno, lo può fare due, lo può fare tre, ma ieri c'erano 30, come dire, stendardi, c'erano striscioni lunghi 4-5 metri, poi questi entrano tutti insieme, certo, perché sono scortati dalla polizia. Anche allora questo, non vorrei, diciamo, la mezz'ora canonica del bravo, non c'è in questo caso, non vorrei che per ordine pubblico, che è sicuramente, come dire, a un livello superiore di quelle che sono le decisioni dello stadio, però per ordine pubblico si prendono i tifosi, li accompagnano all'interno del settore ospiti e poi buonanotte ai suonatori. Perché così non ci sia un controllo preventivo. Sì, però, vabbè, ci sarà anche, è chiaro che non ti fanno entrare con un'arma o con un coltellaccio, però il petardo lo sai dove finisce, va nelle tasche, lo metti nel doppio fondo di uno zaino, è così, lo striscione lo vedi, sì, ma non è che ti vai a srotolare. Ieri, voglio dire, c'erano da srotolare penso 50, io non so se c'è la fotografia della curva del Milan, pare che ce l'abbiamo, caro Davide, vediamo un attimo se lo riusciamo a trovare, perché là insomma devi srotolare praticamente uno striscione davanti alla polizia, di tutta una serie di stendardi. Allora io non vorrei, e qua il questore però ci deve dare una risposta, che per ordine pubblico si sta facendo questo, cioè vabbè, entrate tra virgolette, eccola qua, cioè guarda qui, contiamoli, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in questa foto, poi c'è uno striscione della curva sud, è uno di fianco che è di un altro gruppo. Cioè, ragazzi, io non voglio pensare
che ieri, poi guarda, questi sono con aste con due bandiere, cioè con due aste, sono stendardi, cioè con due aste, non è una bandiera questa. Sì, la grandezza, come dici tu, non è eccessiva, non dovrebbero dare fastidio, sembrano bandiere da un metro per un metro, non di più, però ragazzi, io non posso pensare che ieri tutti questi signori hanno fatto il controllo. Hanno fatto la pecca al Napoli, sì, cioè, dai, capisci? Allora, non vorrei che il questore, per ordine pubblico, attenzione, non perché voglia agevolare il Milan, so che il questore è il prefetto è tifosissimo del Napoli. Il questore mi pare che è siciliano, però non so che cosa, perché squadra tifi o se segue il calcio, però non voglio credere, per ordine pubblico si decide di, come dire, concentrare questi tifosi milanisti in questo caso e farli entrare in maniera ordinata senza problemi. Però ripeto, ragazzi, qui è veramente una situazione difficile, molto difficile. Ma tutto questo nasce dal fatto, Francesco, scusami, che non c'è una comunicazione adeguata, a mio avviso, cioè non ci sono risposte. Noi stiamo facendo domande da troppo tempo in merito a questa questione. Non ci arriva una risposta dalla società, anche perché quando noi leggiamo dei tifosi, degli ultras che scrivono non ci fanno entrare le bandiere allo stadio come noi vorremmo tifare in maniera differente, la società non risponde in maniera adeguata, a mio avviso. Cioè là ci vorrebbe in questo caso una comunicazione ufficiale, una presa di posizione per dire non è vero che le bandiere non possono entrare, possono entrare, però voi le domande che presentate non sono adeguate a quello non che sono conforme, i parametri, forse, non sono conforme. Esatto, non sono. Allora noi ci potremmo fare un'idea più chiara. Invece in questo caso si brancola un po' nel buio ed è questo che ci sorprende, che mi sorprende, perché poi a domanda ne segue, a una domanda senza risposta ne consegue un'altra domanda e si crea un polverone mediatico enorme. Allora, noi adesso apriamo le linee e voglio sentire i tifosi parlare anche della partita, di quello che ci ha detto, certo, il mister, e capire un po' cosa si può organizzare, cioè di cosa avete visto voi. Carmine Improta mi ricorda lo striscione che copriva tutta la curva alle entrate delle squadre, e non succedeva solo, sì, quando avevamo vinto i campionati. Erano altri tempi, Carmine, erano altri tempi, altre situazioni, c'era una gestione completamente differente, al di là di quello che è il presidente attuale, perché anche Ferlaino non aveva grosse amicizie tra virgolette con le curve, però erano altri tempi, altre situazioni. Poi il calcio sta cambiando, certo, come tu dicevi prima, stiamo facendo i lavori all'interno dello studio, bravo, dobbiamo anche migliorarci, dobbiamo adeguarci a delle cose, e purtroppo il calcio sta cambiando e in campo, perché negli ultimi anni ci sono stati dei notevoli cambiamenti all'interno del campo, l'introduzione del VAR, tutto, la società tutto, sta cambiando, tutto è cambiato. E quindi cambia anche poi quelle che sono le dinamiche all'interno di uno stadio. Ora, l'Ultras non si vuole adeguare e io accetto l'idea, sì, sì, l'ideale. Noi non abbiamo niente, attenzione, contro gli Ultras, solo contro i facinorosi, perché esatto, oggi ho avuto un non battibecco, ho avuto un chiarimento con un amico e collega che è tifosissimo del Napoli, anche lui uno dei tanti frequentatori della curva, però gli ho detto non mi dire che non è vero che ieri gli ultra hanno cacciato le cinte, hanno intimato a alcuni tifosi di girarsi di spalle, e non mi dire che non è vero che ci sono tifosi che sono andati via quando è successo il casino, e non si sono visti il finale di partita, forse hanno fatto pure bene perché è stato un mezzo scempio, però vi dico che non bisogna dire le bugie. Io ho risposto un po' a muso duro al mio amico, non vado a fare il nome perché non è in questo caso una situazione da fare nomi, però io ho risposto a muso duro perché ci sono persone che ci hanno scritto ieri, e uno è Giuseppe De Dilectis di Torre del Greco, oggi ci sono diverse testimonianze su Facebook di persone che sono andate allo stadio con la propria moglie, con la propria fidanzata, con i figli piccoli, che erano impauriti e sono dovuti scappare dalle curve, sì, e questo non deve succedere assolutamente. Poi ripeto, le curve fanno bene, hanno fatto una protesta bellissima fuori allo stadio che noi abbiamo documentato ieri, anzi dopo spero, se ritroviamo queste immagini, di farle rivedere,
perché ieri fuori allo stadio hanno fatto quello che cercavamo, cioè cantare, sventolare le bandiere e far avere il grande amore, eccola qua, per far vedere il grande amore per il nostro Napoli. E ieri c'erano tutte e due le curve, se non erro qui fuori, sia la curva B che la curva A. Ieri ho visto i tifosi uniti, ragazzi, parliamo di quasi 1000 persone che erano ieri all'esterno della Cumana, della fermata della Cumana Mostra, quindi zona fuorigrotta dietro la curva A, che sventolavano bandiere, che cantavano cori, che speravano di aiutare il nostro Napoli a vincere anche ieri sera. Questo è quello che noi vogliamo. Però quello che invece si è, ecco, vedo il bandierone di Pasquale D'Angelo, vedo il bandierone degli Ultra 72, questa è la cosa che noi vogliamo. Non vogliamo che alcuni tifosi ieri hanno imposto di non vedere la partita, minacciando, perché non ho paura a dirlo, perché abbiamo le prove, minacciando i tifosi normali, perché abbiamo le prove, e soprattutto poi il parapiglia che giustamente, ragazzi, ma se stanno un padre con due bambini, un ragazzo con la propria fidanzata, ieri vede quello che sta succedendo, ha paura e se ne va. È chiaro. È chiaro, andiamo in pubblicità e apriamo le linee, dai. E allora sono passate le 17, abbiamo un'oretta, qualcosa in meno di telefonate, vi chiedo di essere brevi, di dirci la vostra. Spero sul campo, è chiaro che si parlerà anche tanto dei tifosi, molti mi stanno chiedendo ma perché non si può tifare dai distinti, molti messaggi che ci hanno scritto al 342 38 12 922. Però ragazzi, ecco, lo dicevo a microfoni spenti adesso con Giovanni, io sono più dell'idea che è meglio far entrare due megafoni che 10 bandiere, ma perché il megafono attira l'attenzione e soprattutto fa partire i cori. È difficile in un settore così grande come quello dei distinti, perché i distinti poi sono grandi, far partire casomai dei cori in un punto. Tutto il resto del distinto è difficile che ritorna poi a seguire il coro. Nelle curve ci sono, ecco, i megafoni. Io sono più per questo. Io chiederei agli ultra dire: ragazzi, facciamo una cosa, evitiamo le bandiere, facciamo entrare tre megafoni e due tamburi in curva B e in curva A e proviamo a portare i cori, perché poi se portano i cori le due curve si accodano i distinti. Farli partire così estemporaneo, ragazzi, è difficilissimo. Neanche alla partita del cuore, quando ci sono gli urletti delle ragazze quando vedevano il pallone che toccava Eros Ramazzotti, ve lo ricordate? Quando c'erano gli urletti all'Olimpico o alle volte anche al San Paolo, quando c'erano i cantanti che toccavano palla e tutti urlavano e facevano l'urletto. Quindi no, mi auguro che si possa fare qualcosa, mi auguro con grande speranza. Da quant'è che ne parliamo di questa cosa? Ormai è tantissimo. Si è trovata una soluzione? No, le parti vogliono, a me a questo punto è quello che mi viene in mente, le parti vogliono unirsi, sedersi a un tavolo e discutere di quello che sta succedendo? Io ho paura di no, Vabbè. Vediamo, allora Giovanni, ci scrivono in tanti, tra cui Daniele da Sant'Antimo che dice: buonasera direttore, per favore mostrate questi ridicoli non colorati che sono usciti, sono usciti dalle fogne dopo questa sconfitta del Napoli, loro credono nella rimonta, vabbè, lasciamoli perdere ragazzi, facciamo quadrato noi e vediamo di vincere. Scusate, ma quando andiamo in trasferta non ci sono tutte queste restrizioni? Solo a Napoli bisogna fare questa procedura? Purtroppo siamo schiavi di pochi teppisti che impongono la loro legge. Questa gente in Inghilterra sarebbe in prigione. Mario da Cerra. Ma in trasferta è la stessa situazione di quello che fanno i milanisti e laziali. Cioè non c'è, ecco, per dire, a Reggio Emilia, a Torino, siamo andati veramente in numeri eccezionali. Però anche, soprattutto a Torino, abbiamo visto anche i gruppi, a Torino c'era la curva A, ma c'era credo anche la curva B, a Torino Spondatoro, però lì è chiaro che erano nel settore ospiti, giustamente il regolamento d'uso a Torino casomai non è andato nei cavilli, hanno fatto arrivare i bandieroni e via dicendo. Ciao Francesco, comunque stavo ascoltando sul discorso del tifo, non è così. Allora, questo amico che non si firma, chiamami,
chiamami o spiegami che cosa, spiegaci, perché noi siamo aperti, ragazzi. Sì, fateci capire. Ieri c'era Tonino dal centro di Napoli, che so che fa parte della curva A, che ieri poi è caduta la linea, era a fine partita, mi ha spiegato alcune cose, ma io sono aperto, ragazzi, sono contento se intervenite. Questo amico che non si firma mi ha mandato il messaggio dicendo comunque stavo ascoltando la questione, penso, sul discorso del tifo, non è così. Spiegacelo tu, perché noi vogliamo anche meglio capire, ragazzi. Vincenzo Bisogno ci scrive, io penso che il Milan una partita come questa non la fa più, un Milan che perde 3-0 con l'Udinese, poi 1-1 con la Salernitana, poi perde con la Fiorentina, è venuto a Napoli per fare una grande partita e noi ce l'abbiamo fatta fare. C'è stata, ci sarà di, diciamo, imparatura, lui scrive, per il Lecce e la Champions. Allora, c'è una telefonata, Davide? Pronto? Pronto? Sei in diretta, chi è? Ciro? Ciro da Porti. Quella, Ciro, vai. Quello che è successo ieri è inaudito. È inaudito. Una squadra che praticamente bisogna solo decidere se a 3 o a 4 o a 5 giornate dalla fine del campionato diventa campione d'Italia, se fa un processo per una partita storta, perché è la prima partita dell'anno. Ah, stai parlando del calcio, quindi non dei tifosi. No, le sconfitte con l'Inter e con la Lazio, con l'Inter eravamo spompati, con la Lazio immeritata le trovo assurde. Pronto? Ti sento, detto, Ciro, vai. Detto questo, è allucinante. Ieri mio cognato con la moglie, mia sorella, erano allo stadio. In pratica... Io, mio cognato mi ha detto, incredibile, se sono seduto sulle milanisti. Lo sappiamo. Io ho detto, vabbè, sul 4-0, hai detto, no, pure sullo 0-0. Certo. Hai detto, se non c'è Steva Sorata, io mi ero pigliata ammazzata. Tengo ecco 3-0, me l'ha tutto io. Gli ultra di questa piazza sono alla rovina del Napoli! E gli ultra che vengono chiamati da queste radio per dire a loro sono dei delinquenti prima di levare la radio. Calma, perché che Ciro, sta andando in galera. Non ti fa venire la mio cognato mi ha raccontato, mia sorella è donna, un goppo stati, cosa si faccia con questi ultra? Cioè uno paga un biglietto, mi stanno quasi, non si può fare la partita ad essere minacciati. Questi se ne devono andare da Napoli! Questi se ne devono andare a Napoli! Da quando è iniziata la partita, solo contestazioni verso questa società che dopo 33 anni li porta lo scudetto a Napoli! Che hanno visto solo con Maradona! E nemmeno così! Cioè, Napoli stiamo parlando con me, i mazzi, sta tutto Napoli tappazzato con terzo scudetto! Perché l'ha fatto sta squadra! Che sta schifo è Munnez, diretto, questo è Munnez. A chi si capo lo scrive nel gruppo Facebook che dicono che non è vero che hanno minacciato. Dici Cancel, perché cazzano i testimonianti. Ce l'hanno io a Napoli. No, ma io perciò oggi guarda Ciro, calmati intanto perché sennò ti senti male. Dicevo, io oggi ho litigato con un amico e collega che è uno che frequenta anche le curve, perché lui mi ha detto no, se non mi dici se ci sono veramente persone che sono state cacciate, veramente persone che sono state minacciate, ho detto guarda, abbiamo le testimonianze e tu Ciro sei l'ennesima testimonianza di questa vicenda. Purtroppo, ripeto, è stata fatta una brutta figura. Vabbè Ciro, mio cognato ha detto che c'erano le famiglie con dei bambini che piangevano. Lo so. Mio cognato se n'è andato 3-0. Non ho visto più la partita perché tu se non me la pizzicò. E dato che stava pure solito, la moglie, mia sorella, sì, se n'è dovuto andare. Vedi? Forza Napoli! E ciao, questi Ciro, ultra che vanno nelle radio sono inaccettabili. No, possono anche intervenire, però ci devono dare delle spiegazioni anche loro, così come ce le deve dare il questore. Sono dei delinquenti. Ciro, queste sono parole tue, io ripeto. È diretto, però se questa gente va allo stadio a tifare un conto, se va a minacciare, sono delinquenti. Ed è una cosa oscena, l'ho detto per primo. Grazie Ciro, grazie della tua telefonata. Parliamo di concittadini.
cittadini, parliamo di concittadini. Sì, concittadini napoletani, purtroppo, aggiungo io, purtroppo. Ciro, grazie, grazie mille. Allora, salve, allora c'era Flavio Dano, c'era che avrebbe fatto una domanda al mister, scusami Flavio, ma abbiamo fatto noi tante domande, lui voleva sapere se i sostituti forse hanno avuto poco minutaggio, è una cosa che ci domandavamo anche noi. Poi dice tutto quello che sia successo ieri abbia dato più ragione ad ADL sulle sue scelte, veramente siamo scocciati che siamo nel 2023 e ancora questi pochi vogliono delinquere allo stadio. Stiamo facendo ridere l'Italia e il mondo, dice Renato. Ragazzi, io ripeto, perciò dico, stiamo attenti a certe vicende. Intanto mi saluta Marco Mennillo. Buon pomeriggio Francesco, la prestazione di ieri mi ha sconvolto perché non ho mai visto un Napoli così imbambolato in campo. Sul campionato sono comunque ottimista, anche se aspetto la conferma dei meno 15 alla Juve, aspetto con ansia la gara di venerdì pomeriggio e ovviamente una bella vittoria, perché se non dovesse essere così i campanelli d'allarme cominciano a suonare. Sul tifo non mi esprimo perché ci sono tante verità che non sappiamo e non dicono, ma è una situazione comunque che va risolta. Presto, in un anno potrebbe essere questo storico. Luigi da Casori, Luigi lo so. Allora andiamo al telefono. Pronto? Ciao Francesco. Ciao Peppe, buonasera a te. Peppe dalla Germania. Ma è una brutta situazione, però. Peppe, lo so, però. Allora, io sono d'accordo con Mister Danilo a livello della partita. Sì. Che fin quando sono due, tre, quattro giocatori che non stanno in forma, ma ieri era tutta la squadra, perciò. Ma pare una poco strana. Perché veramente Napoli era camminato. Crollato ieri, Sì, sai, quando sono due o tre giocatori, ma pure quattro, pure cinque, vari, te ne accorgi, c'è più preoccupazione perché sta finendo il campionato, tu prima o poi qualcuno può darsi che non sta più 100%, però se tu vedi tutti 15, perché aveva ragione pure il mister Danilo, pure quelli che sono entrati dopo, non è che tu hai visto qualche giocatore che ha fatto qualcosa, ma proprio a livello pure dei corsi, dei grind, perciò deve essere qualcosa. A parte con Napoli, lo sappiamo, abbiamo pure la tradizione, il mal della tosta. Lo sai, no? Mamma mia, Napoli, noi sì, siamo anche sfortunati su questo, sì, sì. Abbiamo il mal di sosta. O mal di sosta, noi ce l'abbiamo sempre avuto. Cioè, quello, però qualcosa non quadra, non lo so. Però ecco, come ha detto Mister Danilo, vediamo venerdì, li voglio vedere. Se venerdì gioca così così, allora mi ha già preoccupato poco a livello di fisicità. Di forma, io ho paura più della forma fisica che dell'aspetto mentale. No, la forma fisica, li voglio vedere venerdì e cosa. Ci può fare tre tifosi, a me mi dispiace due cose. Allora, quando mi dice un questore e un prefetto questione ordine pubblico, non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Beh, io mi provo a dare una spiegazione, però. Non ho detto che è così, io mi sto provando a dare una spiegazione, poiché anche noi a Torino avete visto, no, quanto era grosso il gruppo dei tifosi ed erano tutti ultra lì. C'erano anche sulle inferriate alcuni esponenti. Allora posso pensare che per ordine pubblico si evitano problemi, si mettono in quel settore, è un po' come doveva essere con i tifosi dell'Eintracht, doveva essere fatto così per me. Scusami, vai. No, ma allora, io vi porto un esempio facile, faccio parte della gastronomia, no? Tu dici un questore, allora, prima cosa per me un questore, un prefetto e i poliziotti. O i carabinieri, è uguale, io lavoro vostro, ok? Sarebbe se ti riporto un ristorante, se un ristorante stai mangiando così, poi ordine pubblico che dici tu, ti metti a 10 scalmanate a fianco. Tu che dici come cliente? Che fai? Dice sì, no. Grazie. No, assolutamente pure? No, dico no. Allora, perché è dovere mio che scalmanate io, che te li faccio entrare, ti faccio stare pure buono. E quello che voglio dire questo è che non esiste. Pure se c'hai 50 poliziotti, metti uno a fila e ci fai la perquisizione. Perché è dovuto da te.
Ah, con me, tu in mezzo a strada mi fermi, mi perquisisci la macchina, mi ci mandi la macchina per vedere se c'ho qualcosa, e tu a partire di pallone non c'hai un'oretta di tempo per tre, pure se capo non arrivano mai a 1.000, 2.000, massimo 2.000 possono arrivare, di controllare ognuno di loro, ma più che altro per i petardi, non è per me per i bandieri. Lo so, però, lo sai che i petardi, come dire, vanno anche un po'... Francesco, non scherziamo, c'è la tecnologia oggi, ma tu da quanto tempo che non viaggi, fammi capire? No, io viaggio da tanto, pochissimo tempo. Quando vai all'aeroporto, come ti controllo? Ho capito, ma un petardo non è... cioè, la cosa metallica suona, però il petardo non suona, voglio dire. Il petardo sì, però lo sa, e vabbè, ma quando vai sotto la porta, visto che quelli che come ti controllano tutte sì, cose, lo so, però sono pure sotto i genitali, pure sotto sì, i genitali, pure là, è chiaro, pure e là. Allora, scusa, perché tu vuole gente non le fa? E allora forse il controllo non è accurato? No, lo fanno proprio, secondo me. Ah, non lo so, questo io alzo le mani perché non lo so. Però... allora, questo è poi quest'ora è cosa che per me sono i primi colpevoli, perché già purgo fra una stanno dicendo baggianata, una cosa di tifoso. Andiamo un po' in passato. Francesco, ma tu ti ricordi l'ultima scenografia, quanti anni fa è stato? Mamma mia, non me lo ricordo. Io penso che l'ultima coreografia del Napoli... penso che siano negli anni della Champions di Mazzarri, forse. C'è il Vesuvio. Il Vesuvio che rutta, il bandierone bianco. Che 10 anni fa, no? Sì. Allora, sì. Ma voglio dire agli ultras, chiunque che sta seguendo la trasmissione, ma ci l'issero vogliamo a festa, facetemi capire. Noi lo sappiamo che quando hanno fatto pure il coso, per fare decorazione dello stadio, c'era una collaborazione con la società che dà dei soldi, perché io capisco, si faceva la colletta, si permetteva di fare la colletta. Sì, però la società collaborava, perché se no tu che i soldi non ce la faceva, certo, tu stavi buona. Ma lo fanno anche in altri stadi, Peppe, lo fanno sì, anche ma in altri è giusto. No, Peppe, no, gli chiedo però... di essere solo breve, vai, perché sennò poi gli altri si arrabbiano. Questa cosa qua, e sappiamo che la società non collabora più da tanti anni, ok? Allora, ma prima i biglietti regalano non per danni più, perché ieri Rosario aveva ragione, che una delle prime cose che lui ha. Certo. Terza cosa, me l'ha detto pure l'altra volta, ma quali core nuove fate voi? Ma voi che fate i tifosi, no? Io non sento un core nuovo da 4-5 anni. Non si sente un core da... tra i tempi del porombombo, vabbè. Quale tifoso organizzato siete? Volevo essere a chi si capa? Peppi, grazie che corro, dai, c'è un po' di messaggio. Grazie Peppi, ci sentiamo domani, dai, ci sentiamo domani. Allora, Danny dice che io ieri sono stato un po' duro, potete sentire il mio editoriale sul podcast di Club Napoli, andate sulle grandi piattaforme c'è anche un sondaggio a cui potete votare. Non sono stato duro, caro Danny, sono stato giusto, perché ieri ho visto un Napoli veramente bruttino e ripeto, la colpa è di tutti, per me anche del mister. Dice sicuramente squadra assente, viceversa quando si vince l'opposto, credo che in generale tutti noi tifosi e giornalisti dobbiamo avere più equilibrio. Sì, no, ma è chiaro, c'è l'equilibrio, sono d'accordo con te. Poi dice d'accordo con mister Danilo, senza un Osimhen non c'è la variante tattica, ma poiché non l'avremmo che fare in alternativa è trovare una variante tattica, tra virgolette, perché se non ce l'hai. Allora, Nicola mi ha scritto 800 messaggi. Nicola, ti prego, scrivici una volta sola, io provo a risponderti. Allora, buonasera, sono Nicola da Castellammare, vorrei dire una cosa, voi come giornalisti dovete fare trasparenza, si deve sapere con una conferenza stampa cosa vogliono gli ultras e cosa risponde De Laurentiis, così non va bene. Fa solo male al Napoli. Oddio Nicola, e lo stiamo dicendo dalle 3:30. Io sto dicendo, non voglio fare neanche la conferenza stampa. Fammi vedere il tavolo. Tavola rotonda, bella, grande, in prefettura, a Piazza Plebiscito. Si mette il questore, il prefetto, se vuole intervenire il sindaco di Napoli, un delegato della società, non deve essere per forza De Laurentiis, e una delegazione degli ultra. Stop. Questo io vorrei, non so però se c'è la volontà di farlo, caro Nicola e cari amici che ci state scrivendo. Ci sarà la volontà?
Secondo me no. Secondo me no. Angelo dice buonasera, queste persone non rappresentano Napoli, non chiamateli tifosi, i tifosi veri sono quelli che soffrono quando si perde una partita, questi violenti non devono entrare nello stadio, una famiglia, una persona non può rischiare la vita per una partita. Angelo, anche questo lo abbiamo detto. Buonasera. E non è della società Calcio Napoli il compito di fare entrare le bandiere all'interno del Maradona, ma del prefetto di Napoli, che ci dicesse una volta per tutte il perché. Però aspetta, anche questo amico non si è firmato, quindi significa che ditemi il nome così vi posso parlare, però avete sentito, sì. Giovanni, ve lo faccio ripetere e vado in pubblicità. Giovanni, che cosa bisogna fare? Allora, praticamente bisogna compilare un modulo da inviare mezzo mail alla società. A chi? Alla Società Sportiva Calcio Napoli. Benissimo, poi la società che fa? Prenderà in considerazione tutte quelle che sono le istanze ricevute via email, nei parametri chiaramente della normativa, e le gira al GOS. GOS, che è l'osservatorio delle manifestazioni sportive. Esatto, e poi da lì, entro 3 giorni vengono accettate. Okay. Meno le istanze. Quindi anche questo amico che non si firma, abbiamo provato a darti la risposta. Almeno questo è quello che c'è scritto nella normativa. Esatto, poi sì, dopo poi non sappiamo. Non sappiamo. Noi lavoriamo con le carte, come si esatto. dice. Pubblicità e torniamo. E allora c'è Marco Mennillo, Federica e Davide in regia che si stanno, come dire, accapigliando per lavorare. E bravi, 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 mandatemi un altro amico al telefono, poi leggiamo un altro po' di messaggi, attenzione. Ecco, ve lo dico, è come Kim, vai, come Kim, bravo, esatto. Allora, mi piace il messaggio di Mario Dalvomero, dice non ci abbattiamo, ma non ci stiamo abbattendo. Non dimentichiamo perché anche i milanisti ne hanno prese 5 dal Sassuolo, perciò testa alla prossima. Mario, non ci stiamo abbattendo, stiamo analizzando come si fa a Club Napoli da 10 anni a questa parte. Pronto? Pronto, buonasera. Ecco Rosario, ecco Rosario. Ciao, vai Rosario, Francesco, vai. Ciao Giovanni. No, Francesco, mi stavo addormentando perché poi stanotte è un agito buco. Guarda, chi lo dici? Guarda, ho fatto le 3 stanotte, ho fatto le 3. Allora, Francesco, io per quanto riguarda i tifosi ho parlato ieri, quindi non mi voglio proprio esporre. Vabbè, andiamo avanti. Problema. Andiamo avanti. Voglio dire solo il problema a Ferdinando, si chiamava giusto? Ferdinando, sì, il nostro Ferdinando Franzese. Se non erro, chiamava anche sì, ma ci chiama in diretta, è venuto qua un po' di anni fa vorrei dire studio. Al signor sindaco, posso fare un appello al signor sindaco? Come? Devi. Allora, vorrei dire al sindaco, è veloce a mettere i carrattrezzi fuori allo stadio per sopicchiare in maglia. È una salita nello stadio, non si può fare, vero? Ripeto, qua bisogna capire chi è la questa colpa, povera gente perché la che colpa va è un po' di tante persone. Secondo me era meglio magistrista questa, lasciamo stare. Questo è pure colpo, figurati. Comunque, andiamo avanti. Per quanto riguarda, Franci, io stanotte non ho dormito, giusto? Sì. Non so se tu sei andato a rivedere la partita. Saluta anche Giovanni, scusami sì, Giovanni. Sì, sì. No, buonasera, allora, ti dico la verità, ho visto più volte gli highlights, più di quello non sono riuscito a vedere. Ma Francesco, mi pareva più scanzulo con Napoli, no? Alcuni gol si sono scantati proprio. Questo cioè, è la mia impressione, portarsi, che io il 3-0, per me, guarda, il 3-0 e il 4-0 sono sceni. Ma quello là di quello là, come si chiama? Cristiano Ronaldo, il Salemeca, la Salemeca. E Kim ha avuto proprio per dire vai, e tutti i cosci di Meret, e come ho detto io, Meret con 2 gol ce l'ha sulla cuscina. Per me 2 quello ce del anche secondo lì, del Leao. Poi ne ha salvati altri Leao, 2. Là, allora, Francesco, le ha il secondo gol, Neuer non piglia mai perché sta all'impiedi di mano. Oppure il signor Reina, lo spagnolo, parava così, si spara così adesso, non è che tutto è fa un portiere su Butea. Comunque lasciamo stare, è stata tutta una partita. Ma voi dite in nazionale, ma Mario Rui è andato in nazionale. No, Mario Rui non è andato in nazionale. E che ha fatto ieri Mario Rui? Cioè, ma quello che mi preoccupa di più. Lui a zero pareva kill, faceva sempre tac, pure sì. Per la vittoria. Io sto criticando a tutti. No, io ho visto ma ieri tutto. La colpa è di tutti. C'è i tacchi, c'è Zelischko che bello e buono svene, mezzo campo là, ho detto tu. C'è. Che poi ha contrattato chi?
come si chiama il centrocampista che è in un metro Milan? Tonali. Cioè, ma hai capito che vuol dire? È stata una serataccia in tutti i sensi. Eh sì. Mi faccio una domanda, vabbè, provocatore, Francesco. Ma non è che si sono ripusati, cioè non hanno scoperto le casse per la Champions League, perché secondo me, Francesco, però poi è una vedremo, brutta sconfitta mercol... quella, sai, io dico una cosa... Francesco, io ho giocato a calcio, là sono due cose, o là ti riprendi, perché dici aspetta un minuto, oppure là ti abbassi. Cioè, lo so, certo. O fa bene o fa o male, fai male, certo. Adesso speriamo di fare bene. Speriamo di fare bene. Secondo me si sono riposati già a nord, già stanno festeggiando. Ieri lo so, gli abbiamo ridato la vocina. Vabbè, Ma lui era ma fa qualcosa, Francesco, trapianti. Brava, sì, gli abbiamo ridato un po' di ciao, Giovanni. Grazie. Allora, velocemente, gli ultras stanno rosicando perché il Napoli, anche senza il loro supporto, vincerà lo scudetto. Per dispetto vogliono nominare la festa. Non ci credo neanche a questo, non ci voglio assolutamente credere, quindi no. Allora, scusami Antonio Damarano, che aveva fatto anche lui una bella domanda a mister Daniello sulla questione Lobotka, della marcatura fissa. Poi dice la normativa considera la società responsabile anche per la condotta del personale addetto ai servizi della stessa e del comportamento dei propri sostenitori sia sul proprio campo di gioco, compreso l'eventuale campo neutro, che in trasferta. Pertanto, per quale motivo il Dela dovrebbe preoccuparsi dei tifosi avversari al DAM? Antonio Damarano. Questa è un'altra chiave di lettura. Certo. Allora, Angelo Caputo, il Milan ne ha presi 5 anche all'Udinese, no, 5 no, dall'Udinese quando ne ha presi? 3-2 è finito. Vabbè, Angelo no, ma insomma, diciamo così. Allora, mi chiamo Pasquale, allora, tifoso del Napoli, mi dissocio da quei delinquenti di ieri, però preferisco parlare della partita. Per me il mister doveva fare una partita di catenaccio, il bel gioco ieri non serviva, ma occorreva fare solo punti. Questa è una chiave di lettura. Però il mister più volte l'ha detto, noi non possiamo... Non la sappiamo proprio fare. Andiamo al telefono. Pronto? Diretto, buonasera. Antonio. Diretto, comunque il mister Daniel ha ragione, ci abbiamo 20 punti in più al Milan. Pensiamo a noi, non pensiamo più a... come hai detto tu, pure Spalletta ha sbagliato, su Spalletta pure il punto era buono. Non è che devi fare come il Real Madrid, devi fare sempre alto, la partita la doveva fare il Milan, che doveva vincere, noi il Napoli, questo è quello che dico. Pure su Spalletta si fa sempre arrotolare da sto Pioli, perde sempre da questo Pioli. Ma come mai? Pure quando stava alla Roma con la Fiorentina, Pioli lo massacrava. Questi qua sono venuti da Udine, l'Udinese l'ha presa a pallate. Ma ti rendi conto? No, il Milan è venuto a dare quattro, l'ha fatto fare 3-4 gol in contropiede al Milan, questo Napoli. Sì, diciamo che... Come hai detto che... tu, Spalletti, delle volte dorme. Queste partite qua... Il Napoli doveva giostrare la partita, la doveva fare il Milan che doveva vincere, non il Napoli, pure il punto era buono per il Napoli. Forse è vero, giocare un po' in maniera più... Aspetta, fammi vedere Giovanni cosa ne pensa. Antonio... Non giocare tutti in attacco, perché tutto non chiaro, ce l'hai, tutto chiaro. Tutto chiaro, grazie. Non ce l'hai. Aspetta, ti voglio dire una cosa. Mediaset ha detto che Giuntoli ha fatto una cena con i dirigenti della Juve. Sì. Ma com'è, vogliono a Giuntoli? E poi ti voglio lasciare con questo... Metti un po' di musica leggera perché non ho... È un mito. Grazie, non lo sento più però, Antonio. Diretta Spalletta, sbagliato. Vabbè, dai, perdoniamolo. Ciao, grazie, Antonio. La chiave di lettura di Antonio, quella diciamo più seria, si poteva accontentare il Napoli, però non l'abbiamo detto prima, cioè una chiave di lettura per cercare anche il pari
però ieri il Milan a un certo punto no, se, secondo me il Napoli affronta tutte le partite alla stessa maniera, perché è una squadra fortissima e può farlo. Poi è chiaro, ci sono momenti della stagione nei quali l'atteggiamento ieri è stato differente da parte di alcuni giocatori, giocatori cardine della squadra, quindi poi la partita la puoi affrontare come vuoi, un po' più attendista, un po' più offensiva, ma se poi gli elementi in campo non riescono a giocare come al solito, chiaramente poi il risultato si vede e diventa negativo. Quindi al di là di tutto, dell'approccio alla partita, del modo di come si poteva giocare, secondo me il Napoli avrebbe perso comunque, cambiava perché... quello anche con Osimhen, ragazzi, sì, certe c'era partite c'era un'alternativa differente, c'era però... un altro tipo di gioco. Io credo che Tomori e Kjaer avrebbero avuto un po' più paura, sì, di Osimhen. Non me ne voglia Simeone, ripeto che io voglio un bene da pazzi, ma è così. Allora, ultimo in Serie A, Empoli-Lecce, cortocircuito al Castellani da Sky Sport, principio di incendio in uno spogliatoio, intervengono addirittura i vigili del fuoco per domare questo piccolo cortocircuito incendio, però l'orario d'inizio resta fissato alle 18:30. Ricordiamo che oggi ci sono due partite e proprio il Lecce, come dicevamo, gioca con l'Empoli al Castellani e poi ci affronterà venerdì invece al Via del Mare. Prima di andare ancora al telefono, Antonio da Giuliano dice una cosa che secondo me è importante: troppa euforia intorno ai calciatori. Stavamo festeggiando di aver preso il Milan in Champions, ma c'è ancora tanto da sudare. Io non penso sulla Champions, io credo che anche loro, poi ragazzi, lo dicevamo anche in altre occasioni, questi sono dei giovanotti che vanno dai 22-23 anni fino al massimo, chi è il più grande del Napoli? Forse Juan Jesus. Forse Juan Jesus, che ha 34-35, insomma, voglio dire, la media dell'età del Napoli non è altissima, quindi dovete anche pensare che questi ragazzi poi, ecco, hanno le fidanzate, i social, e purtroppo qualcosa si sente. Forse un po' troppo di euforia, è vero? No, sì, no. Sì, però è anche giustificata. Se siamo lì, prima della partita contro il Milan avevamo 19 punti sulla Lazio, 23 sul Milan, cioè ci sta l'euforia, ci la sta voglia tutto, di festeggiare, sì, perché da tantissimi anni che non si festeggia qualcosa di veramente importante. Quindi non me la sento di dire alla piazza stiate sbagliando perché stiamo festeggiando in anticipo. No, poi non si sta festeggiando, si sta preparando a festeggiare. Sull'osservazione del sorteggio del Milan, noi non abbiamo festeggiato, noi siamo stati felici di aver preso non il Milan, ma quell'accoppiamento con Inter e Benfica. Esatto, perché io onestamente di aver preso il Milan non sono stato per niente contento. Ah, no, io avrei evitato le italiane, però proprio per quello che ci dicevamo prima, perché ti conoscono e ti possono mettere in difficoltà. Allora, Francesco da Bagoli, anche lui diceva il fatto del regolamento d'uso, sono anni che esiste questo regolamento, perché non si chiedono le autorizzazioni, perché poi comportandosi come ieri passano dalla parte del torto. Francesco, ma lo dicevamo, c'è qualcos'altro oltre al discorso del regolamento d'uso. Allora, signori, buondì, avete letto su Facebook Altobello invece pensare alla... problemi che hanno Napoli, ma lasciamo squadra, gli avversari ormai sono... cioè oggi, come diceva prima mister Danilo, da Sky a DAZN a Top Calcio lì su Tele Lombardia stanno festeggiando tipo Carnevale di Rio, quindi pensate se voi oggi può cambiare qualcosa. Buonasera Francesco, volevo analizzare la gara di ieri. Io non ho visto un grande Milan, io credo che il Napoli, che non è sceso in campo, sembravano tutti scappati di casa. Io credo che con la gara di Champions non sarà così. Forza Napoli, non ci abbattiamo, che non è successo nulla, dà fastidio solo il risultato di 4-0. Questo è Salvatore. Buongiorno Francesco, sono Alan dal Vomero. Ma com'è possibile che un allenatore intelligente non sa prendere contromisure necessarie per superare gli avversari che ci chiudono, non vede nemmeno che i cambi li devi fare già all'inizio del secondo tempo? Perché aspettare? Pensiamoci bene, anche perché soprattutto ora gli avversari sanno come bloccarci, a cominciare proprio da Lecce. Non è che sano Osimhen può fare tutto lui. Francesco, Alan dal Vomero ha un po' di ragione, cioè bisogna trovare delle contromisure. Poi andiamo al telefono. Sì, soprattutto allora il Napoli quest'anno difficilmente va sotto come è andato sotto contro il Milan, quindi probabilmente è una difficoltà di gestire un momento anche
complesso che non si ripropone così facilmente. Detto questo, però, chiaramente bisogna essere in grado anche di rispondere a quelle che sono le difficoltà. Quest'anno il Napoli qualche volta l'ha fatto, si è ripreso dopo la sconfitta con l'Inter, quindi qualche tipo di reazione c'è stata. Nella lettura forse della partita il mister qualcosa ha sbagliato, però come hai detto anche tu prima, non è che quelli che poi che sono entrati hanno messo qualcosa di mondo, diverso, cioè l'andamento della partita quello è stato, quindi sì. Probabilmente il mister ha pensato bene, conoscendo in quel momento quale potesse essere la condizione dei suoi giocatori, di non far pesare ancora di più il risultato a fine primo tempo per i giocatori che erano in campo, perché potrebbe anche essere una mazzata per quelli, no? Cioè, significa non siamo stati in grado di fare quello che abbiamo preparato in allenamento, e cambiarci così a fine primo tempo potrebbe essere più pesante ancora dal punto di vista psicologico e mentale. Quindi sì, qualcosa bisogna saper fare in queste partite, però via. Ultima telefonata, regia, pronto? Pronto? Sì? Pronto, direttore, buonasera, sono Giuseppe da Monte di Rocita. Ciao Giuseppe, salve, buonasera direttore. A te. Ciao Peppe, buonasera. Ciao. Allora, direttore, io per quanto riguarda la partita di ieri sera, per me l'incidente di percorso che ci può stare, i ragazzi... Mi sentite? Sì, ti sentiamo, vai Giuseppe. Sì, i ragazzi vanno solo ringraziati insieme al mister, e in un certo senso questo, siccome lei mi conosce che cosa ho, come la penso della Regis, un po' ringraziato per determinate cose. Però voglio parlare dei tifosi. Allora, dei tifosi, tutti quanti adesso stiamo danno addosso alle curve per il comportamento avuto. Intanto però, se non ci sono i ragazzi delle curve, lo stadio diventa un teatro, quelli là che parlano nei distinti nelle tribune, tutti zitti, muti, esultano solo ad un gol e basta. Un bordello, il casino, l'incitamento vero, il cuore dello stadio sono le curve. Sono ragazzi con cui ero con loro quando andavo allo stadio, sono 6 anni che non vado più allo stadio per colpa di questo presidente, va bene. E sono ragazzi splendidi, non vogliono né biglietti. Ma io non ho mai detto che non è il contrario, non sto avendo con lei, detto io con le persone che hanno telefonato precedentemente. Allora, il nostro presidente aveva una grandissima occasione, visto che ci stiamo avvicinando, speriamo, alla vittoria di questo campionato, di pacificare tutta la situazione. Bravo. Tutta la situazione. Non l'ha voluto fare, non lo vuole fare. Continua ogni volta, fino a manco 20 giorni fa è stato zitto, tutto a posto, nessuno diceva niente. Anche io, il direttore, non mi avete sentito più per telefono, perché fino a quando sta zitto è tutto a posto. Come apre bocca, fa danno. Lui conosce, lui sa, cosa fa nello sorteggio della Champions, quello, quell'altro. E con i tifosi sono drogati, la festa a circuito chiuso. Ma quale festa a circuito chiuso? Ma perché chi è la festa circuito? A me mi vieti di andare a pezzo del bici, ma chi sei tu? Chi sei? Chi sei? Voglio che capisci chi è. Io vado a piazza del bici, così si fa la festa circuito chiuso, ma resta, la faccio da chi? Voglio in galera. Calmati! Però c'è lui, calmati! Questo è il discorso mio. Lui non è nessuno, lui è diventato te, Lorenzo, venendo qua. Punto. Per quanto riguarda Ferdinando e tutti i ragazzi diversamente abile, è una vergogna, è una vergogna, ma non solo per Ferdinando che lo conosco, ma per tutti gli altri ragazzi, pagare 100 euro per andare allo stadio, lui si tratta da cliente, cazzo, tu a me che cosa mi dai per 100 euro? Se a Ferdinando doveva andare in bagno, chi lo doveva portare in bagno? Chi lo doveva questa portare è una in bagno? Vecchia storia. Con la moglie lo portava in bagno. È una vecchia storia, ce la prendiamo col comune, vogliamo dal comune lo stadio in gestione da De Laurentiis. E ancora c'è da paura solo l'Uruguay. Lui vuole solo i diritti, vuole solo quello che fa. Adesso sta morendo dalla collera perché vede tutta la città piena di bandiere false e lui non si può buscare manca un euro per fare il conto. Dai, vabbè, ma questo no, dai, perché poi voglio dire, lui ci sono i prodotti ufficiali che si vendono. Il Napoli ma chi guadagna... cazzo i prodotti ufficiali? No, aspetta, ci sono comunque tanti prodotti ufficiali e quindi non ti devi non dobbiamo fare neanche di una situazione un'erba un fascio. Lui fa le sue cose, lui si scelte e poi deciderà, insomma. Le sue scelte, voi prendete pure il caso di Maurizio.
Maui, l'amico nostro. Lo so, là è anche lì, io non sono dispiaciutissimo per l'amico Maui, lo conosco no, da una vita. Io voglio spiegare quest'altra cosa, io quando Maurizio andavo da giù di là, no? Io gli ho pregato, ho detto, Maurizio, fammi sapere quanti ci vanno da voi, perché voleva fare un casino. Non me la fatti sapere Maurizio, questa è la persona, Maurizio, per dire Maurizio. A me non mi interessa come ti lasciano poco per la partita, perché già non ci va. Vabbè, però non è niente... Rimaniamo sempre nella tranquillità, Giuseppe, dai. Ma non si può essere tranquillo, direttore con una persona del genere, non si può affrontare una persona civile. Vabbè, tanto salutiamo Giuseppe, non abbiamo attaccato, è caduta la linea, credo, non so se era con un cellulare, non sapete, non siamo proprio i tipi da far cadere la linea. Conosco bene Giuseppe, conosco le sue idee, però ripeto, Giuseppe, pensiamo a noi, io continuo a dire pensiamo a noi perché sennò diventa difficile poi pensare ad altro. Allora, pochi minuti, poi ci salutiamo, ti chiedo Giovanni una chiosa a quello che abbiamo sentito oggi e quello che anche tu ci hai dato, mi ha fatto molto piacere. E come pensi che questo Napoli adesso approccerà nelle prossime ore? Parliamo di calcio, non della situazione dei tifosi, perché tanto dovremo, secondo me, aspettare tanto tempo sì, ancora. Sì, anche secondo me. E credo che a fine stagione non avremo ancora delle risposte, no, purtroppo. No, purtroppo. Purtroppo aggiungo pure io. Detto questo, bisogna prendere la partita di ieri, farne tesoro, e prenderla anche con un po' di ironia, come è successo sui social, perché ci sono state tante battute dai tifosi milanisti. Alcune mi hanno fatto davvero ridere, quindi è un incidente di percorso, un brutto incidente di percorso, perché perdere 4-0 in casa in una stagione come quella che sta affrontando il Napoli fa male, fa malissimo, però abbiamo l'opportunità di ripartire subito venerdì con una trasferta di Lecce da non sottovalutare, perché no, Lecce è una per squadra niente. Ostica, però ti dà la per possibilità di giocarti subito una partita e dimenticare quella precedente. E arrivare poi al meglio a quello che è l'incontro clou, uno dei due incontri clou di questo aprile con l'andata a San Siro di Champions League, e vedere lì il riscatto del Napoli, lì vedremo, speriamo, il vero riscatto del Napoli, perché a questo punto è vero che all'andata in campionato al Milan contro il Milan abbiamo vinto 2-1 e forse il Milan meritava qualcosina in più dalla partita, quindi... Però in questo momento il Napoli è ferito e deve rialzarsi, perché un 4-0 in casa, onestamente, né il Napoli secondo me lo meritava, né lo merita poi la piazza. Io dico che ieri poi a un certo punto è vero che il Napoli non ha giocato più, è sembrato un po' in bambola, ha un po' tirato i remi in barca, addirittura il Milan ha messo Bakayoko, cioè voglio dire, quasi. Ho pensato, mamma mia, ci stanno addirittura sfottendo. Però voglio dire, a un certo punto poi però forse 4-0 è stato un troppo. Io continuo a dire che se Napoli segna il 2-1 pure a inizio secondo tempo, non dico il Napoli la pareggia, mister prima aveva detto forse il Napoli la pareggia, non sono convinto, non lo so, però almeno ci prova. Sì, è l'atteggiamento che ha dato fastidio, perché non si vedeva proprio la voglia di... Non è anche la voglia, proprio la possibilità di riavvicinarsi al Milan. La possibilità, però dai, il Napoli ha reagito sempre bene alle sconfitte in campionato. Sei fiducioso, io dai. Sono fiducioso, perché non può essere il Napoli quello visto ieri. Il Napoli è quello delle tantissime partite precedenti nelle quali ha dominato sugli avversari e ha conquistato il primato in classifica con un distacco notevole sugli avversari. Va bene così, ragazzi, siamo in chiusura. Io mi scuso con tutti gli amici, tra cui Bruno Dall'Arenella, Carlo, Giacinto, che mi hanno mandato i messaggi. Ragazzi, vi leggo domani, Sergio, ancora Ciro, insomma, siete tantissimi. Grazie anche ai complimenti di Osvaldo da Rocca d'Aspide, in provincia di Salerno, che ci sta seguendo e che ci segue da poco, ha detto. Noi ci vediamo domani, grazie a Giovanni Gambardella, grazie alla regia, a tutta la squadra tecnica, ci vediamo domani 15:30, ancora tattica, ancora situazione tifosi, è chiaro che questa settimana santa sarà un po' così. Forza Napoli, ciao, a domani.